pomeriggio, con lui. E oggi ci vede parlare di un particolarmente interessante. Non si sente? Non può essere per dire. Ci sono stati un po' di ritardi per una serie di motivi, un po' il Covid era ancora abbastanza sopra le righe tra gennaio e febbraio, poi la temporanea non disponibilità dell'aula, insomma tante vicissitudini che ci hanno portato a rimandare la riunione di oggi a marzo e non, come al solito, a tenerla a fine febbraio. L'argomento di oggi è un argomento di grande interesse, da un punto di vista non solo entomologico, vedrei ha un'importanza ecologica enorme, perché la biomassa vegetale che viene mobilizzata da fenomeni di meravigliose simbiosi fra insetti ed altri microrganismi, prendendosi cura del legno tagliente o morto e di fatto rendendolo una materia di grande valore dal punto di vista nutrizionale per una serie di organismi, tanto è vero che una grande parte della biodiversità, 20-30% della biodiversità, di fatto è riconducibile a questo ambito ecologico così poco conosciuto e così di grande importanza. Noi abbiamo il piacere oggi di vedere coinvolto in questa tavola rotonda come organizzatore l'accademico Franco Mason, che ovviamente ha un trascorso del gruppo dei carabinieri del Ministero della Biodiversità, che è una bellissima realtà consolidata prima del Corpo Forestale dello Stato, poi passato carabinieri, ma che di fatto quei posti, in quelle stazioni si svolgono, come ben sapete, ricerche di grande valore da numerosi anni. Oggi avremo un quadro, direi, abbastanza variegato di questa interessante tematica di ricerca. E niente, io non posso fare altro che ringraziare gli organizzatori per aver messo insieme svariati oratori che coprono aspetti estremamente interessanti e complementari. E di fatto lascio la parola adesso a non so chi degli organizzatori per guidare, per quello che deve fare la chairman per la sessione, introdurre anche, vediamo, ovviamente qui con noi, Franco Masotti che coordinerà la tavola rotonda. Buongiorno a tutti, ringrazio il Presidente per la breve ma molto fattiva introduzione e ringrazio chi ha collaborato con me, io ho collaborato con Alessandro Bartolano soprattutto perché è stata una validissima, diciamo, mano per organizzare questo evento. Bene, e oggi giocheremo un po' in casa, nel senso che i relatori per la maggior parte fanno parte del Centro Nazionale della Biodiversità che ho avuto l'onore di dirigere per più di quasi 20 anni. Quindi è un'opportunità per vedere i risultati conseguiti in questo periodo di tempo attraverso la collaborazione con l'università. E qui c'è Marco Bologna che desidero ringraziare perché abbiamo collaborato con lui in un progetto per monitoraggio per i vertebrati. Ringrazio Piero Versi e dopo potrei andare avanti, ma comunque le persone cardine che vedo qui sono proprio queste. Do subito senza indugi la parola al generale di divisione De Laurentiis, che oltre a essere diciamo, un amico, è anche una persona che ha diciamo, un ruolo di frontiera su queste tematiche, perché in tanti anni lui si è prodigato per la difesa delle riserve naturali, che sono dei 130, dice tuttora. Con 25 uffici per la biodiversità, 2 centri nazionali per la biodiversità, poi vi dirà lui nel concreto le collaborazioni che abbiamo sviluppato assieme. Però volevo sottolineare che forse una delle pochissime persone che ho incontrato nel mio percorso professionale che è stata realmente sensibile, direi di più che professionalmente, al corpo di cuore per la sua inclinazione verso la parte biologica e
di studio e di ricerca, che tuttora porta avanti questa bandiera. Grazie, ti presento il comandante di quello che è tutto il settore della biodiversità, sede a Roma, poi si sviluppa lungo tutta la penisola italiana. Vi ringrazio della parola generale della UNT. Innanzitutto, grazie Franco Magonda, grazie all'Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, grazie al Consiglio di Ricerca in Agricoltura per l'analisi appunto dell'economia agraria per questo invito. Credo che la maggior parte dei presenti si chiede a cosa c'entra l'arma dei carabinieri con la conservazione e il monitoraggio degli insetti saprozzilici. Ma, diciamo, qualche decennio fa, quando sentivo questa parola, gli insetti saprozzilici, non riuscivo ad immaginare di che cosa si trattasse. Poi, proprio grazie appunto a Franco Mason, con la frequentazione e con soprattutto l'aver toccato con mano la realizzazione di progetti che hanno avuto il plauso anche da parte della Commissione europea, siamo entrati nel dentro, ma siamo dico come Corpo Forestale dello Stato, perché la realizzazione del primo progetto LIFE, che era appunto azioni urgenti di conservazione di habitat relitti nella riserva naturale del Bosco Fontana, secondo il mio punto di vista, oggi sono arma dei carabinieri, ma provengo da una lunga esperienza nel Corpo Forestale dello Stato, segnato anche un cambio di paradigma dal punto di vista culturale dell'approccio del corpo forestale nei confronti della gestione del bosco. Molti di voi avranno sentito parlare sempre, quando si trattava di entrare in un bosco, la parola ripulire il bosco, nel senso che ripulire dalla vegetazione, dagli arbusti e anche dal legno secco, perché si riteneva fonte di innesco di incendi. Oggi abbiamo scoperto che l'innesco degli incendi viene soprattutto per la mano dell'uomo, quindi bisogna cercare soprattutto evitare di far arrivare l'uomo a contatto con il bosco, almeno l'uomo che non ha consapevolezza di quello che significa tutelare questo bene prezioso che abbiamo. E proprio con la realizzazione di questo progetto LIFE si è capita l'importanza, cioè, del favorire i processi naturali, quindi la decomposizione del legno da parte degli insetti saprozzilici per arricchire tutto l'ecosistema bosco, ma tutto l'ecosistema utilizzato dall'uomo di sostanza organica, e innescare quel ciclo virtuoso che appunto a partire dagli insetti saprozzilici porta alla vita non solo del bosco, ma alla vita di tutti gli esseri viventi sulla terra. Quindi noi ci entriamo per questo motivo, ma ci entriamo anche perché, come ha ricordato anche Franco Mason, gestiamo un patrimonio molto rilevante. Sono circa 150 aree protette in Italia, di cui 130 riserve naturali e 19 foreste demaniali, che spesso hanno la stessa importanza naturalistica e conservazionistica delle riserve naturali. E questo è un patrimonio che è fondamentale perché, essendo di proprietà pubblica, consente di svolgere tutte quelle attività anche in collaborazione, soprattutto in collaborazione con il mondo scientifico, per realizzare tutte quelle ricerche che ci fanno capire meglio come anche intervenire sulle aree che non sono demaniali, ma che sono di libero accesso e che vengono utilizzate anche per fini economici da parte dell'uomo. Quindi questa attenzione nei confronti delle riserve naturali da parte nostra è ormai storica, e le riserve naturali, come sapete, sono classificate in vario modo: ci sono riserve naturali biogenetiche, riserve naturali integrali, riserve naturali orientate, ma l'azione che noi portiamo avanti, tutte le riserve naturali sono azioni di tipo conservazionistico, quindi possiamo dire che tutto il patrimonio gestito
l'Arma dei Carabinieri, in particolare del raggruppamento biodiversità, è un patrimonio che viene gestito in maniera integrale. Quindi queste riserve si possono condurre appunto tutta una serie di attività in collaborazione con gli istituti di ricerca, e in particolare proprio con il CREA, e in particolare proprio anche con il Centro di Ricerca per la Difesa e la Certificazione, in cui oggi ci siamo, e ringrazio il direttore, il dottor Doversi, il dottor Campanaro e tutti i collaboratori qui presenti, perché è una collaborazione che va avanti oramai da circa 15 anni e ci ha fatto realizzare dei progetti che sono davvero un ponte verso il futuro, perché da un lato ci fanno conoscere sempre di più l'importanza degli insetti nell'ambito degli ecosistemi preziosi che noi gestiamo, dall'altro ci hanno consentito di sviluppare delle attività che, come si può dire, hanno portato anche i cittadini stessi ad essere protagonisti e attori in questa opera di conservazione dell'ambiente. Mi riferisco in particolare, oltre al citato progetto LIFE, precedente appunto agli interventi urgenti per la salvaguardia di Bosco Fontana, abbiamo realizzato il progetto LIFE MIP, che ha consentito di svolgere un'attività di monitoraggio degli insetti con la partecipazione del pubblico, ed è stato uno dei primi progetti a livello europeo che ha coinvolto la cosiddetta appunto citizen science, con la partecipazione quindi dei cittadini. LIFE GoProFo, che è il progetto LIFE che ha riunito e messo insieme tutte le buone pratiche realizzate nei vari progetti LIFE, e un modulo di questo progetto era proprio dedicato all'importanza del legno morto. Il progetto LIFE ESC 360, che io ritengo uno straordinario progetto LIFE, perché ha consentito di potenziare l'attività di monitoraggio dei nostri ecosistemi, delle nostre riserve naturali, attraverso il ricorso del volontariato giovanile. Il dottor Campanaro ne sa qualcosa. Convenzione della FINNAF, che è finanziata dal Ministero della Transizione Ecologica, e che riguarda la promozione appunto del monitoraggio della rete Natura 2000, in particolare per quanto riguarda gli insetti protetti. C'è stata un'altra convenzione per quanto riguarda la gestione delle riserve appunto naturali dello Stato rientranti nella rete Natura 2000, è un altro progetto importantissimo, secondo me, il progetto VAPAS, per il monitoraggio delle specie saprossidiche presenti e quantificate nell'ambito dell'inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi di carbonio. Non so se lo sapete, ma l'Arma dei Carabinieri si occupa anche di questo importantissimo strumento di monitoraggio delle risorse forestali in Italia, che tra l'altro serve a quantificare il ruolo del foresta nell'ambito appunto del ciclo dell'assorbimento dell'anidride carbonica, e quindi consente anche di graduare gli interventi e le necessità anche di riduzione e di mitigazione appunto degli effetti dei cambiamenti climatici. E nel nostro inventario quest'anno è stata fatta una valutazione proprio di questi valori, ed è stato calcolato anche la presenza del legno morto all'interno dei nostri boschi, e si sta vedendo che, appunto, ad una gestione, qualcuno parla di abbandono, ma io la parola abbandono non mi piace tanto, perché bisogna vedere che cosa si intende per coltivazione del bosco o abbandono del bosco. Abbandono risponde a una filosofia che vede l'uomo al centro dell'azione di intervento sul bosco, ma il bosco non ha bisogno dell'uomo, è l'uomo che ha bisogno del bosco. Quindi anche la categoria dei boschi abbandonati, che ultimamente, su cui ultimamente si disquisisce, andrebbe un attimo rivista. La mia presenza qui, oltre appunto a cercare di spiegare, magari non ci sono riuscito, qual è, perché siamo ad un convegno che si occupa degli insetti saprossidici, è anche per far vedere l'attenzione delle istituzioni a queste attività, che nel grande pubblico possono sembrare attività di nicchia, ma che sono molto importanti, perché la biodiversità, il mondo degli insetti, rappresenta la stragrande maggior parte della biodiversità presente
livello mondiale, come presenza di esperti, ma mi rivolgo a qualcuno che mi deve segnare un po' esperti e non con una forma di affermazione, ma sappiamo che ci sono circa 1 milione di specie di insetti conosciuti, ma pare che ce ne siano 10-15 milioni di specie che invece ancora non sono note alla scienza. Quindi immaginiamo che grande mondo e che grande bacino anche di interesse e di conoscenza che rappresenta il mondo degli insetti. Quindi la nostra presenza qui è per dar valore all'attività di ricerca, all'attività scientifica che abbiamo sempre perseguito nella nostra attività. Io credo che poter mettere insieme la capacità appunto della ricerca italiana, che il CREA insieme al CNR rappresenta la nostra punta di diamante. So che c'è anche l'Università di Firenze, come su Firenze stessa abbiamo rapporti con la Fondazione, quindi la nostra attività è basata, diciamo che si alimenta dal rapporto con il mondo della scienza, perché secondo il mio punto di vista mettere insieme l'attività di gestione ma anche l'attività di controllo puntuale, la nostra attività di controllo del territorio che viene reprime i reati in campo ambientale bisogna di un forte bagaglio tecnico-scientifico. Quindi, secondo il mio punto di vista, attraverso questo rapporto, attraverso questa osmosi continua, non solo si progredisce nel mondo dell'attività scientifica, ma si riesce a svolgere al meglio la nostra attività quotidiana nel perseguire l'obiettivo comune che è di salvaguardare l'ambiente, ma soprattutto di salvaguardare l'ambiente che equivale a cercare di rendere condizioni di vita e a questo punto direi anche di sopravvivenza dell'uomo sul pianeta Terra più certe e più perseguibili. Quindi vi auguro un buon lavoro. So che ho visto il programma, si tratta di un programma dagli altissimi contenuti scientifici. Io mi scuso in anticipo. Tra un poco devo andare via, ma seguirò i lavori appunto attraverso il tablet e vi auguro davvero una grandissima riuscita di questo convegno e assicuro la vostra partecipazione agli sviluppi futuri. Col CREA abbiamo in ballo un progetto LIFE importantissimo, il LIFE UFA N2K, che ci consentirà, se verrà approvato, di realizzare un'attività di gestione di tutte le riserve naturali dello Stato come se fossero un unico, una gestione appunto in rete. C'è l'evento finale del progetto ESP360 a Martina Franca e sarà sicuramente un grandissimo successo. E abbiamo altri progetti, ad esempio abbiamo un progetto Avi Città con il CREA di Bologna, ma che appunto non c'è tempo per illustrare, ma anche qui si tratta dell'attenzione dei confronti di un'entità come l'APE, appunto l'Apis mellifera italica, che viene utilizzata per fare il monitoraggio ambientale delle città metropolitane di altre 50 città in Italia, ma è un tipo di monitoraggio che riguarda la qualità appunto dell'aria con l'indicatore biologico dell'APE. È molto diversa ed è molto più importante dell'attività di monitoraggio che si fa con le centraline, perché questo tipo di monitoraggio ci dà il valore della qualità dell'ambiente su una superficie che è il raggio di azione dell'APE, che è di circa 8 chilometri quadrati, mentre le centraline che vengono messe appunto dalle ARPA per conto di ISPRA praticamente sono dei rilievi puntuali, quindi si tratta di dare un contributo con questo progetto, in cui nuovamente avremo a fianco il CREA, per avere delle indicazioni più puntuali anche per quanto riguarda gli interventi per il miglioramento della qualità dell'aria delle nostre città. Quindi vi auguro buon lavoro, potete contare senz'altro sulla nostra collaborazione. Grazie. Grazie a Zilani dell'Adventis, che ha fatto un ottimo inquadramento, diciamo, di quella che era la giornata di oggi. E grazie ancora per essere venuto, perché è stato un passaggio
veramente veloce, perché viene da Belluno, posso andare per Roma, quindi ha avuto la sensibilità di venire oggi a, diciamo così, a dare una maggiore importanza, un segnale di presenza dell'arma dei carabinieri e dell'arma dei carabinieri forestali soprattutto. Grazie ancora Davide. Ecco, direi di interrompere il contenuto. Le mando Piero Versi, che è il direttore del centro di ricerca e certificazione del CREA. Questo è il anche lui che ha sostenuto tutti i progetti LIFE, mutuando i suoi assegnisti, i suoi ricercatori di cura. E lavoravano su tematiche comuni e per sempre una collaborazione più che sostanziale. Ecco, da Tangier. Ringrazio. Tutta la comunicazione di servizio. Buongiorno a tutti, volevo chiedere se qualcuno ha problemi a registrare questo evento. Se non ci sono problemi da parte di loro, lo registreremo perché molte delle persone ci hanno chiesto di poterlo vedere in un secondo momento. E poi volevo informarvi che oltre ai presenti siamo collegati con 80 persone circa su Webex e diverse persone, una cinquantina, su YouTube. Quindi l'evento sta avendo un notevole successo. Grazie. Grazie Alessandro, grazie Mason. Io forse con un po' di incoscienza ho accettato di trattare un tema come questo. Poi quando mi sono reso conto di che cosa volesse dire esaminare un qualcosa, un settore, un ambito, in quella che è la storia delle scienze della natura, ho avuto un attimo di paura e mi sono reso conto forse di avere un po' peccato, come spesso succede, di presunzione. Allora a quel punto che cosa ho pensato di fare? Più che fare un elenco che fosse quasi una sorta di formula matematica degli anni che si succedono, provare a fare una specie di volo di Aliante, un volo di un Aliante che nel percorso della storia delle scienze della natura in alcuni momenti salienti scatta delle immagini per provare a fornire in questa sede un filo conduttore in cui ognuno poi possa, volendo, andare ad approfondire i diversi settori, le diverse tappe di questo Aliante. E per fare questo sono partito con un'immagine che riunisce due grandissime figure. Una è Francesco Redi, con quello che è il suo disegno di un Cerambix certo, perché fu uno dei primissimi e forse il primo a descrivere la biologia e le differenze nella biologia del Cerambix certo in Toscana, e l'altra è la figura da cui partire, che è il nostro grande, permettiamoci di dirlo, Filippo Silvestri. Perché Filippo Silvestri? Perché Filippo Silvestri, nel suo lavoro del 1913, in cui descrisse il nuovo ordine degli Zoraptera, introdusse per la prima volta il termine saproxilobionti. E quindi in qualche misura, anche se la storia parte da molto prima, chi fu il primo che ha coniato il termine che poi andiamo a usare è stato proprio a livello mondiale Filippo Silvestri. A questo punto come può partire questo volo d'Aliante? È quasi in questo momento, diciamo, qualcosa che sembra non dettata forse dalla casualità, e cioè quella che viene considerata la prima raffigurazione di uno saproxilico, del cervo volante, del Lucanus cervus, sembra sia proprio un'incisione fatta su osso che risale a 4.000 anni prima di Cristo, ritrovata in Ucraina. Tant'è che l'esempio, in qualche misura, lascia immaginare. Questa è una storia che segue, chiaramente con dei lunghi salti, come dicevo. C'è stato un periodo, tra virgolette, di buio, di silenzio su molti insetti saproxilici, in cui essenzialmente le storie erano storie di leggenda. Lo stesso cervo volante veniva ricordato come un animale pericolosissimo, perché volando nel sud della Francia, tenendo fra le mandibole
dei carboni, dei tizzoni ardenti, li faceva cadere sui tetti di paglia dei contadini e gli dava fuoco. Quindi ci fu un lungo periodo di silenzio, a cui pian pianino però si rispose, diciamo, più dal lato artistico che da quello scientifico. E il lato artistico, alcune riprese nella raffigurazione degli insetti saprossilici, degli insetti del legno, è proprio riferito al cervo volante, che è un po' uno dei simboli, è stato proprio questo. Si è cominciato con i famosi codici illuminati, quelli che venivano decorati con i fogli oro per avere questa luce particolare. E proprio questo è un codice illuminato della Biblioteca Nazionale in cui ricompare la figura di un insetto del legno, di un cervo volante. È una storia che, ripeto, con questi flash nel suo percorso non poteva non incontrare quella che forse è una delle figure di scienziato, di artista più eclettico in assoluto, Leonardo. Leonardo non fece tantissimi disegni e schizzi di insetti, essenzialmente lui li utilizzò per tutti quelli che erano i suoi studi sul volo. Per capire in che modo questi grossi animali, riferendosi ai grandi coleotteri, riuscivano a librarsi in volo, ma fece anche delle bellissime raffigurazioni molto realistiche. Questo penso un po' tutti noi, questo disegno lo attribuiremo a un Moebius, probabilmente. E vedete che è raffigurato con quel realismo che è tipico di questo grandissimo scienziato artista. È una storia che continua sempre nel lato artistico, perché poi raggiunge un apice a livello di alcuni grandissimi pittori del Rinascimento italiano, e non solo italiano, diciamo europeo. Questo è un quadro, immagini che ufficiano il Gesù neonato, che viene conservato, che è conservato, pardon, nella Galleria degli Uffizi, in cui in fondo, nell'angolino a sinistra, c'è una bellissima immagine anche qui di un cervo volante, raffigurato con un grande, grande realismo. Per arrivare in un altro ambito che forse potrebbe essere considerato avulso dal contesto in cui siamo. Molti di noi che si sono occupati, che si occupano di insetti, hanno letto i Souvenir d'entomologie di Fabre. Ecco, il nipote di Fabre, che è morto non molti anni fa, è stato un artista molto particolare. Lui ha realizzato delle strutture, in questo caso ha realizzato dei vestiti che potrebbero essere considerati dei vestiti di altissima moda, fatti tutti con i resti, in questo caso essenzialmente di buprestiti. Badate bene, fatti non raccogliendo queste specie, quindi facendo una sorta di furto sulla natura, un impoverimento di specie spesso rare, ma andando a raccogliere quello che rimaneva in alcuni paesi dove le popolazioni locali si nutrivano di questi coleotteri, lui raccoglieva quello che veniva buttato per poco e con tutte le elitre soprattutto realizzò queste opere che sono state esposte in tantissime parti del mondo, anche a Firenze per intendersi. E per dare l'idea un po' di come questo, diciamo, artista stilista, in qualche misura poneva l'accento, facendo queste opere, sull'attenzione che bisogna avere nel non sottovalutare, nel non considerare minori organismi come gli insetti, sicuramente una delle sue opere ne dà l'idea. Il mappamondo di Fabre realizzato con insetti, che è, se non sbaglio, conservato anche questo in Belgio. È una storia, quella di questo volo d'Aliante, che sicuramente ha avuto dei momenti, come dire, di grandissima sintesi, in cui anche alcune persone di questa accademia sono riuscite a dare dei contributi davvero di altissimo valore. Questo è un volume in cui uno dei curatori, è un volume fatto a più mani, è l'accademico Minelli. Ed è un volume che io davvero consiglio a tutti i giovani di leggere, perché ci sono argomenti non facili, come la circolazione, per esempio, della linfa negli insetti, quello che è il sistema motorio degli insetti. Ci sono tutta una serie di argomenti trattati con una chiarezza che soltanto chi davvero padroneggia questi argomenti, davvero chi li conosce nel vero senso della parola, ecco, chi vuole approfondire alcune cose sugli insetti,
Io consiglio di andarsi a leggere questo volume. In questo volume si fa un sunto di alcune conoscenze. Ma se noi restiamo su quello che è l'aspetto degli saproxilici, diciamo degli insetti legati alle piante deperienti morte, agli insetti del legno nei suoi vari stadi di degradazione, non possiamo non fare un ragionamento. Perché io ho messo una foresta del carbonifero e una delle prime macchine che andava a carbone? Perché nonostante la rivoluzione industriale abbia utilizzato che cosa? Abbia utilizzato tantissimo il carbone, cioè abbia utilizzato tantissimo quei depositi vegetali che a partire dal Devoniano e poi nel Carbonifero si sono formati perché c'era stata l'esplosione delle piante arboree e poi l'accumulo di una quantità immensa di detriti vegetali che si sono trasformati in carbone. Ecco, non ci si poneva molto anche l'interrogativo di come mai oggi nelle foreste, al di là di quelle che vengono utilizzate, non si ha questo accumulo spaventoso e allora si aveva. Ecco, forse c'è stato un lavoro relativamente recente che ha, come dire, ha sottolineato, ha richiamato l'attenzione e ha detto, guardate, le grandi foreste del Devoniano e del Carbonifero, quelle da cui sono derivati gli immensi giacimenti di carbone, si sono formati prima che si evolvessero gran parte degli insetti xilofagi. Tant'è che mettendo in fila, lungo le ere geologiche, quello che è stata l'esplosione delle piante arboree e mettendo in sequenza quelli che sono i reperti disponibili a livello di fossili, vedete che il gap, il ritardo nella comparsa, e non poteva essere altrimenti perché non si volevano evolvere se non c'era la materia che li selezionava, cioè gli alberi, loro sono comparsi dopo e quindi probabilmente la grande rivoluzione industriale è derivata da questa successione. Però non sono stati molti quelli che hanno cominciato a interrogarsi sul ruolo degli xilofagi, nonostante questi argomenti diventassero quelli che dominavano lo sviluppo della civiltà moderna. E nonostante altre cose, questo sono tre immagini che io ho messo solo per ricordarle, non sono notizie nuove, sono proprio flash. Il discorso, per esempio, che la biomassa a livello di foreste è per il 98% nelle parti durevoli. E che, queste sono immagini che mi fa piacere riproporre, non le ho preparate per oggi, ma le ho preparate quando si fece un lavoro con il collega Nannelli. Ecco. Uno pensa, per esempio, alle faggete dell'Appennino, no? Se uno pensa alle faggete dell'Appennino, un ecosistema relativamente stabile, relativamente, come dire, ordinato anche, no? Mediamente noi abbiamo quasi 3 tonnellate di detriti vegetali che cadono al suolo per ettaro ogni anno. Tra i 20 e i 30 anni, se non ci fosse l'opera di chi va a demolire tutto ciò e a degradare contestualmente e successivamente, noi non avremmo più le faggete. Sarebbero soffocate e sommerse. E se voi questo ragionamento provate a trasferirlo in una foresta pluviale tropicale, dove guardate la gran parte di tutti gli elementi che costituiscono la ricchezza della stessa foresta non sono nel suolo, che di norma è poverissimo, sono quasi tutti nello stesso soprassuolo, come si suol dire, in tutto ciò che va a costituire la comunità vegetale. Ecco, e anche in quel caso sarebbe immediato il soffocamento dell'ecosistema in mancanza di un riciclo della sostanza organica. E per capire, questo forse può bastare come esempio, questo che è uno dei giganti del mondo degli insetti, il Megasoma elephans, mediamente ha bisogno di andare ad elaborare, a consumare oltre 1,5 chili di materiale legnoso, ogni larva, per raggiungere la sua maturità. E vengo a quello che era il contributo che dicevo che a suo tempo si presentò con il collega Nannelli. E questo è un articolo che venne poi pubblicato in un libro che aveva un titolo molto, secondo me, giusto, cioè le foreste, gli ecosistemi forestali, il titolo era molto più che solo un albero e anche tutto il resto, perché altrimenti non è un ecosistema. E in questo lavoro si mise proprio in evidenza e si come dire, non era una novità, ma si cercò di renderlo molto evidente la necessità di un approccio relativo alla biodiversità come biodiversità funzionale. Non è sufficiente soltanto un grande numero,
ma è sufficiente che ci siano tutti quelli, cioè di quelli ognuno di con quelli che fa un pezzo del lavoro. sia Però oggi quello che 17 succedeva è di che meno di radiofonica di sensibilizzazione al risparmio energetico ideata da Rai Radio 2 dal programma Caterpillar. Dario Morricone. illumino di meno vi chiede di spegnere le luci, pedalare e piantare alberi, non contemporaneamente, cioè sì, contemporaneamente ci siamo capiti. L'appello di Cirri, storico conduttore della fortunata trasmissione di Radio 2 Caterpillar, illumino di meno, arriva oggi alla sua 18ª edizione. L'appello è quello di sempre: spegni la luce, un gesto simbolico per sensibilizzare tutti all'utilizzo consapevole dell'energia, ma non solo. Quest'anno gli invito a un stile di vita sostenibile, pedalando, usando la bicicletta come. Perfetto. Grazie, scusatemi di nuovo. No, però quello che è successo per lungo tempo, cos'è stato? Non ci si è tanto interrogati su che cosa facevano, su che ruolo avevano, su come i ruoli si succedevano, quanto quello che è stato fatto sono una serie di elenchi. Cioè, tanti studi che voi andate a vedere, soprattutto fino a un certo periodo, del legno morto, delle piante cadute o delle piante morte in piedi o deperienti, sono dei lunghi, lunghissimi elenchi, non facili sicuramente, ma erano degli elenchi. Quello che è venuto dopo, a partire soprattutto dall'Ottocento, cioè a partire da quando gran parte delle foreste europee sono state trasformate per diventare produttrici di certi tipi di legno, gran parte delle foreste latifoglie, per esempio, sono state sostituite in Europa centrale, soprattutto da foreste di conifere, e sono stati dei lavori e dei testi che erano di difesa delle foreste. Tant'è che, ricollegandomi a quello che ha detto il generale De Laurentiis, la prima cattedra, se non sbaglio, di entomologia forestale in Europa si chiamava Val di Ghele, igiene del bosco, perché c'era un approccio di questo tipo, E gran parte proprio dei lavori erano questi. Ed è stata anche la spinta, se vogliamo, e questo è il lato positivo di grandi studi sugli insetti. C'è una bellissimo, sono due articoli che sono apparsi sull'American Entomologist, sono una raccolta di fotografie di quello che si è riusciti a fare a livello degli USA per affrontare le grandi invasioni di insetti conseguenti all'utilizzazione massale di alcune foreste. È chiaro che tutta la parte di difesa non è che ha visto non attore primario anche il mondo, diciamo, della difesa delle piante in Italia. Questo è il lavoro che presentarono Luigi Masutti e il compianto Covassi proprio in questa accademia, facendo un'illustrazione molto elegante, molto precisa di tutti quelli che avevano dato un contributo alla difesa delle foreste. E qui si susseguono una serie di volumi di varie parti del mondo proprio per cercare di dare degli strumenti, ma erano contributi, erano lavori elaborati proprio per permettere a chi gestiva le foreste di difenderla da infestazioni che si stavano verificando e succedendo in maniera sempre più rapida e drammatica. No, non è mancato comunque qualcuno che cominciava ad avere un approccio diverso. Per esempio, questo è un volume che comincia a considerare le comunità sulle diverse specie di pianta. A secondo delle situazioni, che si trattasse di una vecchia quercia in deperimento o di un tronco caduto a terra. Ecco, questo era uno dei primi esempi. Tutto questo, diciamo, poi ha un lungo salto in quel volo d'aliante che dicevo, perché a un certo punto vi è stato un cambio di passo. Il cambio di passo è stato conseguente anche al varo di un grande progetto del Consiglio d'Europa che intendeva focalizzare l'attenzione su questo gruppo di insetti al fine di fare più cose, al fine di individuare le foreste più importanti da tutelare al massimo, vedete, al fine anche di capire in che condizioni erano, da un punto di vista ecologico, le comunità dei decompositori. E tutto questo negli anni Ottanta ha poi portato al lavoro di Spy del 1989 che segna una linea di demarcazione. È da lì che si ritrova, è lì che si ritrova una definizione che, per esempio, permette di includere tra i saproxilici non soltanto chi mangia proprio il legno,
nei diversi stadi, ma include anche chi attacca le piante moribonde, attacca anche tutta la corte di nemici naturali, di predatori, di parassitoidi, di quelli che vivono nel legno. Quindi davvero ad un certo punto si prende atto in un lavoro che deriva da un progetto del Consiglio d'Europa di quanto sia importante approcciare alle foreste come ecosistemi in cui chi si deve occupare di riciclare la sostanza organica, chi si deve occupare di mantenere il ciclo degli elementi, diventa essenziale per evitare che ci sia un soffocamento e un progressivo deperimento dell'ecosistema stesso. E tutto questo lo vedete in un grafico, perché noi ci hanno abituato che bisogna quantificare per dire questo è poco, questo è molto. E io ho provato a fare questa semplice operazione. Sono andato su Scopus e ho guardato come è cambiato dalla fine degli anni 80, quindi da dopo che c'è stato il progetto del Consiglio d'Europa, il numero di pubblicazioni su Scopus inserendo come parola saproxilic. E voi vedete che l'incremento di attenzione è stato davvero esponenziale, cioè si è preso coscienza che fosse davvero necessario capire meglio, quindi studiare, e tutelare questa componente degli ecosistemi e questa componente delle piante durevoli, oltre che degli ecosistemi forestali. E in effetti, avvicinandosi un po' alla fine di questo percorso, una delle sintesi, diciamo, più eccellenti, quella che è riuscita a riunire i lavori di più aree del mondo, perché quello che era anche successo, va detto, è che alcuni territori, come quelli del Nord Europa, c'erano stati tantissimi studi in questi ultimi decenni. Altre aree del pianeta erano rimaste meno esplorate, nonostante lì, come capite bene, l'importanza di chi gestisce, di chi regola il flusso degli elementi naturali diventa ancora più essenziale che in alcuni ambienti nordici della nostra Europa. E questo lavoro, curato da Ulrichsen, è chiaramente un lavoro con molti contributori, rappresenta sicuramente una delle sintesi migliori, più esaustive, disponibili, a cui io credo che ancora oggi molti di noi attingono informazioni, attingono dati. E io vorrei chiudere con un'immagine che scattai una decina d'anni fa sulle montagne al confine tra Libano e Siria. Questo è probabilmente uno dei più antichi cedri del Libano, plurimillenario, perché credo che la tutela, i discorsi che si faranno anche oggi sugli insetti saproxilici si lega molto alla tutela poi di quei testimoni della storia che sono gli alberi monumentali. Questo è un albero antichissimo, se non sbaglio mi ricordo misurare il diametro, era circa 9 metri di diametro, voi immaginate oltre 40 metri di circonferenza. È un albero che probabilmente ha visto passare gli eserciti di Dario, gli eserciti di Alessandro Magno, le legioni romane, ha visto gli orrori della guerra libano-israeliana e probabilmente rappresenta, è quello che molti alberi io credo siano, dei testimoni che ci ricordano quanto sia importante mantenere memoria della storia. E con questo io vi ringrazio. Grazie al dottor Versi, riprendiamo i nostri lavori. Per me è un onore e anche emozionante presentare il generale di brigata Franco Mason, con il quale ho lavorato quasi 15 anni a stretto contatto con Franco Fontana. Franco Mason ha avuto, diciamo, questa grande qualità di aver inventato all'interno del Corpo Forestale dello Stato questo centro di ricerca di Bosco Fontana che ha ospitato negli anni diversi di noi, diversi ricercatori che si sono proprio formati all'ombra delle faglie di Bosco Fontana. E quindi lascio la parola a te. Grazie, grazie Alessandro. Bene, oggi giochiamo un po' in casa, nel senso che i relatori che seguiranno la mia piccola relazione
non sono altro che dei prodotti del Bosco della Fontana. E loro faranno sicuramente delle relazioni più tecniche. La mia vuole essere solamente un po' un'introduzione ambientale, cioè parlando soprattutto di quello che è l'habitat del legno morto nelle sue, nei suoi tratti principali, sostanzialmente. Bene, l'avventura del legno morto, chiamiamola così, nasce a Bosco Fontana quando negli anni Ottanta venne in visita su, diciamo, accordo internazionale con il nostro direttore generale Alessandrini, un certo Martin Speight, quale era una personalità molto conosciuta in quanto che si occupava di ditteri e di una famiglia molto estesa, i ditteri, di hoverflies, ovvero dei ditteri sinfili. Specialista, diciamo, europeo senz'altro, non tassonomo, ma più faunista e più ecologo di queste specie, venne quindi a Bosco della Fontana. Dopodiché mi parlò di questa, della necessità della presenza di una certa quantità di legno morto nei boschi per la conservazione dei ditteri. Io stesso sono specialista di una specie in parte di un gruppo tassonomico abbastanza affine e con molte specie saproxiliche, ovvero sia delle estrazioni di le mosche armate. Non per niente sono, ho finito la mia carriera nei carabinieri. Quindi le mosche armate, Waffenfliegen, sono, diciamo così, state il mio vero custode per tutti questi anni. Bene, al di là così delle cose di premessa, poi Speight ritornò della Fontana e gli feci fare un giro di tutte le nostre riserve naturali dell'Italia del Nord, compreso Sasso Fratino, le foreste casentinesi e le foreste che erano un'espressione più, diciamo, più alta della conservazione dell'integralità, anche se non si possono chiaramente definire degli urban, ma comunque sono delle riserve naturali con foreste mature o stramature. Ecco, questo è un po' è stato il prodromo dell'avventura sui saproxilici. Poi arrivò, diciamo così, il Centro Nazionale per la Biodiversità e con questo la possibilità di mutuare da enti di ricerca e dalle università dei ricercatori, i quali venivano a Bosco Fontana, se ne stavano in compartecipazione con i nostri operatori tecnici che poi arrivano, diciamo così, lo spessore dei ricercatori, quindi vedrete e sentirete alcuni dopo nelle relazioni che seguiranno, e così siamo andati avanti dal 2001 fino a 3 anni fa e adesso continua con una persona che mi piace citare perché ha preso in mano la staffetta e che è Enzo Andriani, che spero sia in linea, che desidero ringraziare pubblicamente per la sua sensibilità e per la sua capacità di portare avanti in modo concreto le iniziative e, diciamo, lo stampo del Centro Nazionale per la Biodiversità. Bene. Passiamo subito nel merito della cosa. Allora, come vi ha detto Piero Versi nella sua bellissima storia che ha fatto nel suo excursus della storia dei saproxilici, la persona che ha coniato per la prima volta un termine simile a quello di saproxilico è sicuramente il buon Filippo Silvestri. La fotografia la trovate su internet, l'ho trovata così anch'io, e lui fornisce una definizione nel contesto della descrizione dell'ordine delle zoratere. E chiama saproxilofili nei vertebrati viventi nel legno morto, quindi già un qualcosa che dava un anticipo di quella che sarebbe stata poi la definizione più canonica e più diffusa a livello, diciamo, sia di citazioni, ma anche a livello conoscitivo nei gestori di riserve naturali o comunque di coloro che si interessavano del legno morto. E la definizione di Martin Speight, la persona che venne della Fontana, il primo mi sensibilizzò specialmente su questa componente. E Martin Speight, ottimo bevitore di whisky, ottimo, diciamo, una persona di ottima compagnia, è stata veramente una novità per tutti noi, anche per i gestori che ospitavano di volta delle riserve, che ospitavano di volta in volta la sua presenza nelle visite che abbiamo fatto. Quindi lui cacciava sirfidi, alla sera ci si trovava di fronte a una buona tavola e si discuteva ancora poi
dopo aver preparato le catture della giornata. Bene, Marty Speight dà per la prima volta una definizione molto precisa, definita soprattutto riferita agli invertebrati e agli insetti, secondo lui la persona che parla di insetti, e ad alcuni definita un po' tautologica, ma sostanzialmente, al di là di quelle che poi sono stati i perfezionamenti di Alexandre, prima ancora di Dajot, è ancora quella che viene più usata. Sostanzialmente sono tutti saproxilici, gli organismi, è difficile che non siano saproxilici nella sua definizione. Quindi diciamo che sono dei saprossilici in senso stretto, ma anche dei saprossilici che vivono sui saprossilici, quindi sia praticamente una definizione generalizzata, mancano forse determinati aspetti o particolarità definite poi da Alexandre, per esempio il fatto stesso che non si tratti solamente di alberi morti, ma di alberi vivi con legno morto, quindi una cosa un po' più particolare, però lo dice anche qui, anche morente di legno morto o morente, a parte che legno morto non so, non può essere morente perché legno morto è morto, c'è definizione, però insomma trovate sempre Martin Speight dappertutto nella sua definizione del Consiglio d'Europa. Il Consiglio d'Europa, a margine di questa della pubblicazione di Martin Speight, in cui descriveva cosa sono i saproxilici, faceva la storia e diciamo ne definiva la biologia e così via, ha pubblicato anche una, diciamo, emesso una raccomandazione, la famosa R8810, che forse non tutti conoscono, però ogni gestore dovrebbe averlo sul suo tavolo, in quanto che raccomanda e definisce l'ambito di protezione degli organismi saproxilici. Addirittura in quegli anni, io ero ancora in servizio alla forestale a Trento, mi chiese Speight dall'ultimo momento, dimmi quali sono le foreste che potrebbero essere considerate di interesse per la conservazione degli insetti saproxilici. Ho fatto un po' mente locale e ho fatto un po' di giri tra amici forestali e così via. Eccole qua. Per l'Italia, questa è la pubblicazione del Consiglio, una pubblicazione del Consiglio d'Europa, in cui c'è questo annesso, questo allegato, in cui dice che ci sono delle foreste europee identificate come di importanza potenziale internazionale in ragione della loro fauna di invertebrati saproxilici. Tra questi, ero a Trento, mi è venuto in mente di chiedere ai colleghi, allora c'è la Val di Sole, soprattutto alcune particelle, diciamo, forestali, vedete sezioni 12-15, nessuno sa dove in realtà sono queste, però se uno va a vedere il piano di assestamento del comune, trova queste sezioni, sa che sono particolarmente ricche di legno morto. Poi, io sono di Ala, quindi ho detto, Sega di Ala, Monti Lessini, anche quelle sono importanti perché ricche di piante vetuste, la comunità di Fiemme e così via. Quindi è stata una cosa un po' estemporanea. L'importante però è che l'Italia fosse rappresentata in questo ambito. Quindi il documento che vedete rappresentato in copertina sulla destra mi rappresenta un pochettino il compendio di tutto quello che è lo scibile dei saproxilici. Ah, importante definire gli ambiti, diciamo, in cui si vanno a studiare le specie di invertebrati saproxilici. Allora, Bormann e Likens, questo bellissimo volume che vi invito a leggere, anche se ormai è un po' datato, definisce il compartimento del legno morto come l'insieme del legno morto in senso stretto, ovvero sia delle piante in piedi e cadute, completamente morte, completamente non vitali. E poi le distingue dagli alberi vivi veterani o senescenti, in cui c'è una buona quantità di cavità legate soprattutto di cavità con legno morto, ma l'albero è ancora vivo. E qua siamo sugli alberi vetusti, senescenti, o negli alberi veterani. Veterani sono la definizione forse più azzeccata. Senso stretto, veterano è una persona che ha vissuto determinate vicissitudini di guerra, quindi ha l'esperienza, eccetera. Così anche per gli alberi molto vecchi, molto senescenti, quindi possono essere definiti veterani, anche se magari la specie, come esempio nel faggio, è più di aspetto veterana che non di sostanza, perché gli anni non sono poi così tantissimi. Bene, quindi ritorniamo alle definizioni. Il legno morto che si trova in letteratura come CWD è il legno morto che si trova per terra in piedi o caduto,
Quindi è importante, è una buona, interessante componente del compartimento del legno morto, però diciamo che è una componente abbastanza effimera, cioè il legno morto a terra o in piedi sparisce o si decompone in 5 stadi diversi, ma comunque dopo un po', qualche decennio al massimo, dipende poi dalle specie legnose, dalla presenza del durame o meno, diciamo il tempo in cui la specie sparisce, diciamo così, lascia poi un residuo delle spoglie nel bosco. Quindi è una componente che c'è, ma per poco tempo. La cosa invece che più ci interessa, e qui spero che ci siano dei gestori, perché parlando degli accademici chiaramente non si fa altro che sfondare delle porte aperte, piove sul bagnato, nel senso che sappiamo benissimo tutti qual è l'importanza di una pianta vecchia, di una pianta senescente nei confronti della biodiversità. Ebbene, ecco, al di là della componente effimera, che può essere espressa in metri cubi, generalmente ci dà una sensazione di quella che può essere la maturità di una foresta, il grado di complessità di una foresta. Se consideriamo le piante, diciamo, veterane, le piante di grosso diametro, con cavità di vario tipo, quindi con dei microhabitat molto sviluppati, siamo su un ambito molto più di qualità per quanto riguarda la presenza di specie specifiche o per l'ambiente essa proxidici. Ecco, una cosa da sottolineare che nel 600, nel 700, il paesaggio non era quello forestale di oggi. Le foreste si sono chiuse, come si sa, quando è stato indirizzato, poi con gli altri selvicoltori tedeschi, è stato teorizzato il cambiamento tra un paesaggio tipo Saltus romano, in grandi alberi, boschetti, piccole anse, torrenti, cioè un ambiente mosaico molto, molto, diciamo, composito, fatto di vecchie piante e soprattutto dominato dalla presenza di grossi erbivori. Nell'epoca protostorica chiaramente i grossi erbivori erano altri. Nel 600-700 i grossi erbivori erano grossi mammiferi, pecore, capre e così via. Insomma, l'ambiente che poi è rappresentato anche musicalmente da Schubert nel suo Auf il Der Hirt am den Felsen, il pastore sulla roccia, prego di, se volete immedesimarvi in un ambiente in cui potete trovare, immaginandolo, il legno morto e le vecchie piante vetuste, e sapere di essere un ambiente bucolico, pastorale e così via, sentitevi questo concerto, questa sonata per pianoforte, clarinetto e soprano. La trovate su YouTube. Ecco, guardate, pensate a un bosco, un bosco così variegato, così composito, così pittoresco, così bucolico, sentendo questa musica, e vi immergerete in quella che sarà quella che è l'ambiente delle sedi saproxidici. Oh, qui siamo sono due diapositive contrapposte tra di loro. Qui siamo sui Monti Lessini, dove vedete la presenza di grossi fagi. Questi fagi hanno circa 300-350 anni d'età. È un'età considerevole, chiaramente non comparabile a quella di una quercia che può raggiungere fino a 1000 anni, forse anche di più. In contrapposizione alla foresta, diciamo, impiantata, questo è l'Ariceto, sempre nella stessa località di Lessini, la Sega di Ala, dove sono nato, e quindi vedete la differenza che c'è sostanziale in questo paesaggio. Uno può essere considerato un po' un Saltus romano, in cui c'è ancora il pascolo, in cui appunto c'è questi boschetti inframmezzati che necessita appunto di protezione. E l'altra invece è una foresta che potrebbe essere tranquillamente tagliata, che diciamo comunque utilizzata correntemente con le pratiche assestamentali senza tanti problemi. Il problema invece si verifica quando andiamo a intaccare un paesaggio come questo, quando non è riservata un sufficiente grado di protezione agli alberi veterani. Qui, se c'è in linea, ringrazio il Beppi Dahl, che è un mio carissimo amico, il quale, maestro di scuola elementare, portò i suoi allievi, i suoi ragazzini, a etichettare ognuna di queste piante
etichettandoli come alberi per la biodiversità. Parliamo degli anni 80, quindi per me è stato un precursore e una persona che mi ha dato molto dal punto di vista concettuale per la protezione di queste piante. Oh, non solo alberi naturalmente diciamo sviluppati secondo la propria architettura, ma sono importantissimi per la conservazione della biodiversità anche le piante cosiddette capitozzate. Allora, nelle diapositive vediamo dei gessi capitozzati presso la Villa della Rotonda, dei gessi nella campagna della Villa Francese a Verona, tutti alberi capitozzati, quindi prodotto dell'attività umana, che però ospitano delle specie interessanti, come Osmoderma eremita, nelle cavità ricche di rosura all'interno, per esempio, dei gessi. Oppure, se siamo in Spagna, con Trasmochios, queste piante che vedete capitozzate, che servivano per fare pezzi di imbarcazione o, diciamo, venivano capitozzate regolarmente per la navigazione. Siamo nei Paesi Baschi, in fattispecie. Quindi non solo piante naturalmente invecchiate, ma anche piante in cui invecchiamento viene favorito e viene accelerato dall'attività umana. Due cifre. Allora, 30%, e le ho messe lì così perché mi sembrano molto indicative. 30% vuol dire che il 30% della biodiversità di una foresta, grosso modo, in letteratura si trova certificato che rappresenti il 30%. Insomma. Quindi, siamo, capite bene che i compartimenti del legno morto nella sua totalità raggruppa realmente una parte sostanziale della biodiversità. 14,7 metri cubi per ettaro è la quantità di legno morto in senso stretto, ovvero sia di quello per terra e piedi, che però non è quello sulle piante viventi, che forse è quello, senz'altro quello più importante. Vedete che è una quantità piuttosto esigua, anche se sicuramente questo è un dato che risale al 1995, l'inventario del 95, successivamente si è verificato nell'Italia del Nord il famoso Vaia, quindi una gran parte del legname è stato recuperato e spedito ovviamente in Cina, ma questa è un'altra storia, e i cascami sono rimasti nelle foreste. Tuttavia non è questa la quantità, anche se si è elevata la quantità, non è questa la cosa importante. L'importante sarebbe conservare le piante vetuste, le piante senescenti di grosso diametro con cavità, perché purtroppo la sensibilità, e non voglio entrare nel merito di dove succedono queste cose, ma si tagliano ancora abeti o si tagliano ancora faggi di diametro intorno al metro. Quindi queste sono le cose da evitare. Tagliate i boschi artificiali, tagliate le pinete di pino nero, le abetine che ormai sono fuori stazione perché il cambiamento climatico sono pieni di bostrico, incidete su quelle cose lì, ma lasciate stare, viva Dio, in nome di un piano di assestamento, lasciate stare quelle che sono le piante vetuste. Il tempo è piuttosto tiranno, quindi sottolineo ancora l'importanza su una pianta senescente dei microhabitat per gli insetti saprossidici. Ne vedete una serie, dai rami secchi esposti al sole, le cavità formate dal picchio, i rami secchi in ombra, soprattutto tutto quello che è cavità o quello che è cavità con l'interno del legno morto è essenziale. Possono essere anche cavità umide, le famose cavità dendrotendiche, dove si sviluppano larve di ditteri tipulidi o di larve di ditteri sirfidi anche. E così via. Vedete quanto è complesso e quanto è variegata la presenza di microhabitat su una pianta vetusta. Ancora siamo a livello di faggi con delle specie che subivono, sono adattate per starsene sotto la corteccia. Questa è una larva di un Sargus, che ostraziomide, che vive lì sotto la corteccia. E qui alcuni esempi molto semplici di quelli che sono i microhabitat più diffusi sul faggio, presenza di rami secchi, la presenza di cavità, parti di secche di corteccia che lasciano il legno morto lì sotto. Soprattutto guardate al centro di queste tre diapositive, alla base, gli essudati di linfa. Qui ci sono delle specie di sirfidi che vanno, o di cervo volante nel caso della quercia, che vanno a lambire
la linfa che sgorga dai tronchi per nutrirsi. Alcune cose che potrebbero essere di utilità sempre per i gestori, abbiamo pubblicato anche un lavoro di review insieme a Livia Zappoli, sul tempo a Bosco della Fontana anche lei, che prevede sul modello francese la formazione delle isolotti di biodiversità, degli isolotti di senescenza, di l'eau de senescence, come chiamano i francesi, li fanno in Svizzera e in Francia, e sono, diciamo, dei nuclei lasciati invecchiare a tempo indefinito, secondo determinati criteri che non abbiamo il tempo di esporre. Però, se avete la bontà o la voglia, se non avete altro di meglio da fare, di guardare questa pubblicazione, troverete delle indicazioni, ma anche da altre parti troverete le stesse indicazioni per strutturare questi serbatoi di biodiversità all'interno di una superficie assestata normalmente. Ecco, tutto questo è partito ancora negli anni 80 e ha avuto seguito in questo progetto LIFE, il primo progetto LIFE che prevedeva la conservazione delle biodiversità utilizzando in questo caso, siamo a Bosco della Fontana, delle piante alloctone, delle piante non autoctone, ovvero sia il platano e la quercia rossa, per produrre legna morta artificialmente. E adesso vi faccio vedere se funziona. Ecco, adesso per partire, vedete, ecco, si fanno delle incisioni e qui si provocano si ricavano delle cavità, sono cavità che poi diventeranno cavità dendrotermiche, per la formazione sul platano, che è una specie che andrebbe comunque eliminata dal contesto naturale, per poi favorire, diciamo, la produzione di cavità. Questo è un albero cosiddetto habitat per gli uccelli, e qui vedete la formazione di una cavità per spongiformi o per la cincia in questo caso, e vedete le varie fasi di evoluzione, poi l'albero habitat subisce la sua evoluzione, marcisce all'interno e quindi è produttivo riguardo agli insetti saproxidici anche. Ecco, poi vediamo, siamo arrivati addirittura a inserire delle cariche esplosive per eliminare la quercia rossa, specie esotica, chiaramente per il contesto del becco carpineto, siamo sempre al Bosco della Fontana, e produrre legno morto. Bene, qualche considerazione finale che riassume un po' quello che ho detto fino adesso. Allora, contrariamente a quello che si pensava negli anni 80, per cui il legno morto era un tabù, il legno morto non è focolaio di infestazioni parassitarie. Perché? Perché gli insetti che stanno sul legno morto semplicemente non stanno sul legno vivo. È una cosa talmente semplice, ma talmente radicata nella mente dei forestali, che c'è parecchio lavoro da fare per scrostare questo tipo di concezioni. Quindi la seconda citazione è uguale a quella di cui ho appena parlato. Addirittura io vorrei lanciare anche una sfida e dire che interventi come perturbazioni come vaia o come, che ne so, attacchi di scolitidi su peccete che sono fuori stazione, cioè sono utili per la diversificazione della struttura, e perché mettono la loro morte, mette allo scoperto un bosco molto più naturale e che sarà possibile luogo di riespansione e di buone condizioni di vita per le specie saproxidiche. Bene, io ho finito. E spero che queste considerazioni, oltre che, ripeto, agli accademici, che sono già, penso, cose acquisite, abbiano la funzione di ripassare un pochettino anche ai gestori forestali quale che è una delle priorità che più mi stanno a cuore, ma dovrebbe stare a cuore a tutti, diciamo, in quanto che, insomma, la conservazione della biodiversità ha bisogno di determinati elementi per essere attuata seriamente. Grazie molto. Grazie a voi. Bene. Adesso
ripresento Alessandro Campanaro, entriamo un po' nella parte più specialistica della corsa proxidici. Alessandro? Ciao. Grazie. Ora buon pomeriggio a tutti. Dunque, io sono Alessandro Campanaro, sono ricercatore di questa sede del CREA, Centro Ricerca Difesa e Certificazione, e nella mia presentazione entriamo adesso a parlare effettivamente dei protagonisti, quindi degli insetti saproxidici, facendo un po' un viaggio, una storia di quella che è la diversificazione di questa comunità, che è estremamente complessa, di quelli che sono gli aspetti legati al monitoraggio e alla conservazione, che poi approfondiranno i miei colleghi successivamente, e gli aspetti legati quindi all'ecologia degli insetti saproxidici. Allora, parto subito con un'immagine. Questa immagine riassume tutto quello che dirò adesso. In questa immagine di un illustratore olandese, se non sbaglio, viene un po' sintetizzata quella appunto che è la complessità della comunità saproxidica. In questa immagine si vedono tantissime cose, si vedono intanto le differenze di forme, di funzioni che possono assolvere gli organismi che si nutrono, ma non solo, del legno morto, quindi una diversità dal punto di vista tassonomico, tanti gruppi sono rappresentati dagli insetti, ai funghi, ai vertebrati, e si vede anche quali sono le diverse tipologie di legno morto, come queste diverse tipologie di legno morto ospitano diverse componenti di organismi legati al legno morto. Tutto questo a suffragio di questo 30% che è stato già nominato. Il 30% è proprio questo valore che è stato stimato per le foreste temperate europee. È stato stimato che il 30% di tutta la biodiversità forestale in queste foreste dipende dal legno morto. Quindi il 30% della biodiversità forestale è costituita da organismi saproxidici. Proteggere questi organismi equivale quindi a proteggere un terzo della biodiversità delle nostre foreste. E abbiamo già nominato diverse definizioni sulle quali quindi non mi dilungo, quindi dal 1913 alla definizione forse più recente del 2012, è passato quindi diverso tempo, è passato più di un secolo, ma le definizioni sono continuate a farsi avanti, proprio a dimostrazione del fatto che non è mai facile confinare in una definizione ben precisa dei saproxidici, poiché dipende dal punto di vista, dipende in particolare da quello che viene considerato il ruolo del legno morto nella vita di questi organismi. Tutte queste definizioni hanno in comune però diversi aspetti, sono definizioni quindi che non vanno oltre il singolo gruppo tassonomico. Gli organismi saproxidici appunto variano moltissimo e sono moltissimi i gruppi tassonomici rappresentati. Hanno una fase larvale e una fase adulta, gli insetti, come ben sappiamo, che hanno spesso funzioni molto diverse a livello del legno morto. Il legno morto è centrale, ovviamente, nella definizione degli insetti saproxidici, ma non dimentichiamoci l'importanza dei funghi. Gli insetti saproxidici farebbero, come vedremo, ben poco senza il valido aiuto dei funghi nella loro azione di degrado e decomposizione del legno morto. E quindi dobbiamo spostarci in un panorama che è quello della biodiversità funzionale, andare quindi a vedere quali sono le funzioni, le diverse componenti di questa complessa comunità. E quindi il legno morto. Il legno morto appunto ha un ruolo centrale, questa è una foto, come tante, di una sezione di legno morto, una sezione di xilema secondario. La particolarità però di questa foto è che questa foto è di un albero di 400 milioni di anni fa. E quindi sono i famosi alberi di cui abbiamo già parlato, le prime piante arboree che si svilupparono proprio nel Devoniano. Questo è un fossile che è datato all'incirca proprio 400 milioni di anni fa, uno dei primi fossili di pianta arborea, dove si vedono proprio quindi dei residui di lignina, che sono un po' la grande novità evolutiva di questo gruppo botanico. Da questo momento in poi, come abbiamo già visto, passano 100 milioni di anni, 100 milioni di anni in cui questa risorsa non viene utilizzata, o meglio, non viene utilizzata come nutrimento, ma sicuramente il legno morto è utilizzato come riparo, come rifugio per la fauna che in quel periodo abitava sul nostro pianeta, ma non viene consumato. Per consumarla dobbiamo arrivare nel Permiano.
quindi passano più di 100 milioni di anni, e questo è il primo fossile, o uno dei primi fossili, dove si vedono le gallerie di un ossilofo, quindi dove si osservano delle gallerie che sono l'ipotesi accreditate, che sono fatte proprio da un organismo, da un insetto, da una larva di un insetto ossilofo. E quindi qui inizia poi la vita, qui inizia, diciamo, la grande diversificazione degli insetti. È particolare vedere che il legno morto probabilmente ha proprio contribuito all'origine di tanti gruppi di insetti. Molti gruppi di insetti ancestrali sono saprossidici. Questo dimostrerebbe il fatto che il legno morto e l'utilizzo del legno morto sia stato proprio un motore evolutivo, abbia dato origine alla radiazione poi degli insetti sul nostro pianeta. Vediamo a sinistra la Crotoniella relicta, che è un organismo abbastanza mitologico. Ci sono 50 specie in tutto il mondo, una in Europa, in Italia, questa è stata trovata nel 75, se non erro mai più ritrovata, fa parte di questo sottordine estremamente antico di coleotteri, ed è un saproxilico, così come la famiglia dei cupedite. I cupedidi sono anch'essi saproxilici e morfologicamente sono estremamente simili ai protocoleotteri, quindi ai gruppi più ancestrali di coleotteri. Queste sono alcune delle indicazioni che fanno riflettere sul fatto che probabilmente i più antichi insetti erano proprio insetti saproxilici, o quantomeno i più antichi coleotteri. Passiamo quindi però a vedere adesso qual è la situazione ad oggi, la diversità dei coleotteri saproxilici. I coleotteri saproxilici sono rappresentati nel 65% delle famiglie di coleotteri. In Europa si stimano più o meno 4.000 specie di coleotteri saproxilici, ma sappiamo bene che fare delle stime esatte quando si maneggiano così tante specie non è mai possibile. Questo però porta 4.000 specie ad una elevata diversità in termini di dimensioni, di ecologia, di morfologia, quindi parliamo di insetti più piccoli di un millimetro, insetti più grandi di 15 centimetri, solo per citare uno degli aspetti della loro variabilità. Gli insetti saproxilici, come altri organismi, sono alcuni fra i principali testimoni della degradazione del legno morto, quindi sono dei consumatori di legno. La consumazione, la degradazione, la demolizione, lo smaltimento, non so bene quale parola utilizzare quando parlo di legno, può avvenire in due modi. Esiste intanto una demolizione fisica del legno. Ovviamente un pezzo di legno morto pesa molto meno di un pezzo di legno vivo. Il motivo è che vengono costruite al suo interno tutta una serie di gallerie, di camere, che sono ramificate, hanno una struttura tridimensionale. È bellissimo vedere delle tacche di un albero dove sono passati i xilofagi, in cui si vede questa complessità di gallerie. Queste gallerie portano ad un aumento della reazione all'interno del legno, a un aumento della possibilità di colonizzazione del legno da parte di altri organismi saproxilici, soprattutto da parte di funghi, e quindi si inizia a innestare un meccanismo esponenziale. Man mano che il legno si degrada, aumentano gli organismi che riescono a consumarlo. E poi però il problema maggiore è la digestione di questa componente, perché abbiamo visto i meccanismi per digerire il legno morto hanno impiegato 100 milioni di anni per evolversi. Ci sono voluti 100 milioni di anni perché si svilupparsero degli enzimi in grado di digerire questa materia, questa componente così abbondante sul nostro pianeta. Enzimi che però quasi mai sono presenti all'interno di insetti. Ci sono solo alcune bratte, alcune termiti che producono autonomamente degli enzimi in grado di digerire il legno morto. Altrimenti gli insetti devono essere affiancati da degli alleati, e quindi si sono sviluppate delle incredibili simbiosi con organismi che possono essere protozoi, batteri o lieviti, che vengono addirittura trasportati dagli insetti all'interno di appositi organi chiamati micangi. Oppure gli insetti saproxilici utilizzano enzimi che hanno prelevato da funghi che loro stessi hanno ingerito, quindi ingeriscono funghi, mantengono vitali in qualche modo questi enzimi, oppure alcune componenti di questi enzimi che si combinano con altri enzimi presenti nel corpo degli insetti, e questo permette loro la degradazione del legno. Questo è il motivo per cui ci sono voluti 100 milioni di anni per consumare questa risorsa così abbondante sul nostro pianeta. Quindi adesso andiamo un po' a vedere come si possono descrivere gli organismi saproxilici, proprio andando a vedere qual è la parte del legno che loro vanno a consumare. Ovviamente iniziamo dalla parte più esterna. Quando un albero muore, la prima parte che si spalda è la corteccia. La corteccia va a rendere evidente quella che è la parte più ricca di sostanze nutritive del legno, che è proprio il floema. Quindi
di tessuti floematici che portano la linfa elaborata, quindi tutta quella linfa ricca di zuccheri soprattutto, ma anche di proteine, è una risorsa incredibile, è una risorsa che viene immediatamente utilizzata da quelli che vengono chiamati saproxilici primari, che sono i consumatori del floema, quelli che vanno proprio a consumare questa risorsa alimentare. Loro però portano con sé spore o organismi, batteri, spore di funghi, batteri e protozoi che iniziano a infestare il legno e inizia quindi tutto in parallelo all'azione operata da questi insetti, un'azione biochimica operata dai funghi, dai lieviti e dai batteri che inizia a decomporre il legno più in profondità. E questo lascia la strada a quelli che verranno dopo, che sono i saproxilici secondari. Consumato il floema, c'è la regione del cambio, che però è una regione molto sottile nel legno degli alberi, per arrivare poi a quella parte del legno che è quella più difficile da consumare, che è proprio l'alburno e il durame. Tra i consumatori di floema più importanti, ovviamente, conosciamo bene gli oli platipotiti e scolitidi, questo è l'Ips typographus, che è responsabile di grandi, diciamo, devastazioni di foreste. Questa è una foto scattata, Franco forse ti ricordi, eravamo in Baviera, le foreste della Baviera per centinaia di ettari, e questo era il panorama, e quello a sinistra era, diciamo, il responsabile. E una volta consumata questa parte del legno, che è una parte molto sottile e molto ricca, abbiamo visto, di sostanze nutritive, inizia il gioco si fa duro, come si dice, in tutti i sensi, perché inizia a essere evidente la seconda parte, che è quella costituita dal legno vero e proprio, e in particolare da due molecole, la cellulosa, da tre anzi, cellulosa, emicellulosa e lignina. Tra queste la più complicata da demolire è la lignina. La lignina è quasi impossibile da demolire ad opera anche di funghi stessi, ci sono solo alcuni ascomiceti che riescono a distruggere queste catene aromatiche così complicate costituite dalla lignina. Comunque, grazie all'alleanza fra insetti e funghi, inizia, diciamo, quella fase della comunità saproxilica dominata dai xilofagi veri e propri, quindi dai mangiatori, dai consumatori del legno, dai consumatori dello xilema. E abbiamo tantissimi gruppi, non solo coleotteri, con rappresentanti all'interno di questa categoria trofica, quindi non solo coleotteri, anche fra le bratte, fra i ditteri, fra i lepidotteri e fra gli imenotteri. Ovviamente non dimentichiamoci che spesso sono le larve a operare questa azione all'interno del... A volte anche gli adulti, ma non sempre, anzi molto raramente. E nel frattempo abbiamo visto che il legno si sta riempendo di funghi che vengono portati nelle zampe, nelle setole o addirittura in organi specifici da questi insetti che iniziano a infestare il legno e sono dei laboratori biochimici incredibili che iniziano la loro degradazione del legno. E quindi inizia ad arrivare una seconda ondata o una terza ondata di saproxilici che sono coloro che si mangiano i funghi e quindi sono i micetofagi. Ancora prima dei micetofagi ci sono degli insetti che vengono definiti xilomicetofagi perché si vanno a nutrire di una poltiglia costituita da legno e ifere fungine. Questo per fare un po' capire quella che è la complessità della comunità che si inizia a stabilire all'interno di un legno morto. Consumare i funghi non è banale e anche qui potremmo entrare in una complessità notevole perché ci sono insetti specializzati nel consumare il carpoforo dei funghi. Quindi la parte esterna è più evidente del fungo, ma ci sono anche insetti in grado di consumare le spore, che sono specializzati nel mangiare le spore, quindi hanno ad esempio delle specializzazioni anatomiche che permettono loro di inserirsi all'interno dei tubuli, dei tessuti che producono le spore all'interno dei funghi. Abbiamo dei consumatori del micelio, che quindi vanno a nutrirsi dei tessuti del micelio, o direttamente oppure con degli apparati boccali succhiatori che succhiano il citoplasma delle cellule del micelio. Abbiamo il caso degli insetti dell'ambrosia che coltivano all'interno delle gallerie, delle loro gallerie, dei funghi del legno. Tutto questa diversità, iniziamo qui a parlare di centinaia di specie, se vengono contate, ci farà vedere, credo, Francesco Parisi, quando si studiano le comunità di saproxilici, sono questi ovviamente i numeri di specie che si va a campionare. Sono specie quindi che non possono non avere i loro predatori, e quindi arrivano i predatori. I predatori di saproxilici, che possono essere predatori obbligati o predatori facoltativi.
alcuni predatori facoltativi si nutrono sia di legno ma anche di altri insetti, oppure sono obbligati, quindi abbiamo spesso sono le larve, a predare altre larve di insetti saproxilici. E abbiamo diversi gruppi, anche in questo caso di coleotteri, ma non solo, anche di ditteri e di raffidiotteri. I parassitoidi, potremmo entrare, potremmo parlare per un'ora solamente dei parassitoidi, quindi di questo mondo incredibile degli insetti che si nutrono del loro ospite quando esso è ancora vivo, e di tutti i meccanismi adattativi ed evolutivi che hanno permesso il successo di questo gruppo, che è dominato dagli imenotteri, dai ditteri, in particolare esistono anche dei coleotteri parassitoidi, che possono instaurare relazioni molto complicate con il loro ospite, molto lungo, ed è il caso dei conobionti o degli idobionti, in cui invece il rapporto di parassitismo è molto breve, la preda viene paralizzata immediatamente dopo l'ingresso, diciamo, dell'uovo o della larva dell'insetto, del parassitoide. E discostiamoci per un attimo dagli insetti. Abbiamo visto i microhabitat. Un albero vetusto offre microhabitat, offre cavità. Le cavità sono un microhabitat molto particolare che si sta studiando moltissimo negli ultimi anni. Ci sono degli articoli molto, molto interessanti dove si mettono in risalto proprio anche in questo caso come studiare una cavità significa studiare una comunità di organismi estremamente complessa, dove vivono insetti, ma non solo, perché una cavità di un albero può offrire siti di nidificazione, di svernamento, siti dove riposare, o addirittura essere utilizzata come tana da molti artropodi, da molti vertebrati, come possiamo immaginare. Quella è la foto di un moscardino che abbiamo trovato in una cavità di un albero, ma pensiamo appunto ai strigiformi, a tante specie di uccelli e di mammiferi che fanno la loro tana o svernano all'interno di cavità del tronco. Le cavità sono un ambiente piuttosto isolato dall'esterno e quindi offre riparo, protezioni e una serie delle condizioni controllate per l'organismo che vi vive all'interno, ma offrono anche numerosi pericoli, perché una cavità è facilmente raggiungibile da un predatore, si instaurano complessi meccanismi di competizione all'interno della cavità e sono comunque poco disponibili in una foresta. Questi sono invece degli insetti tipici delle cavità che possono essere campionate nei nostri boschi. Ad esempio, tra tutti conosciamo il coleottero saproxilico, diciamo uno dei più studiati e più protetti, Osmoderma eremita, che vive in modo obbligato all'interno di cavità degli alberi. Alcune specie fanno il loro nido nel pneumotoro, alcune specie di insetti, e questo è il mondo degli imenotteri. Quindi abbiamo vespe, api, sia solitarie che sociali, che costruiscono i loro nidi all'interno del legno morto. E questo quindi è un altro microhabitat che è dominato da questi insetti, che poi si portano dietro tutti i loro simbionti, i loro parassiti, i loro cleptoparassiti. Quello che quindi cerco di dimostrare è proprio quanto può essere complessa la diversificazione trofica di tutti gli organismi che vanno a occupare, a nutrirsi di questa componente delle nostre foreste. Io adesso ho fatto vedere delle istantanee, ma immaginiamoci che questo processo è un processo dinamico nel tempo, e quindi io parto da un albero appena caduto per arrivare ad un albero quasi completamente demolito, quasi completamente decomposto, del quale rimane ben poco e che si confonde con quello che è il suolo, quello che è la lettiera del bosco. Sono state classificate le varie fasi di decomposizione del legno morto, ogni fase ha una comunità saproxilica particolare che può essere tratteggiata. E le fasi si distinguono in una prima fase, che è quella della colonizzazione. Un albero appena morto attrae tutta una serie di saproxilici che sentono con dei meccanismi chemorecettivi che l'albero è morto e quindi vanno a colonizzare massivamente quell'albero, innestando il processo che ho raccontato, per arrivare poi a un vero e proprio processo di decomposizione del legno e ad un processo finale di umificazione, quando tutta la materia che componeva il nostro legno rientra nel circolo delle componenti della foresta. Gli alberi indeboliti ma ancora vivi sono quelli attaccati dagli scolitidi, che sono appunto i saproxilici che per primi arrivano ad attaccare questi alberi, portano con loro gli ascomiceti, quelle bande striate scure, sono bande di ascomiceti, che sono quei funghi che riescono a demolire la lignina e quindi iniziano un processo di decomposizione molto attivo che permette a tutti gli altri di arrivare successivamente.
Gli alberi morti recentemente sono dominati dai curculioni e dai cerambiciti, che iniziano quindi anche loro a demolire il legno grazie alle loro simbiosi con funghi, batteri, protozoi, quello che abbiamo visto poco fa, e a loro volta sono seguiti da predatori. I primi stati di decadimento del legno, quando il floema si è esaurito, è caratterizzato da tutti quegli insetti che iniziano a mangiare il legno, come abbiamo visto prima, per arrivare poi agli stati appunto intermedi di decadimento, quando ormai la corteccia non esiste più, non esistono branche laterali, tutto il legno è esposto, iniziamo a vedere i caratteristici buchi di fuoriuscita dei grandi cerambicidi, dei grandi buprestidi, che con le loro larve si stanno nutrendo del nostro legno. Qui ci sono alcuni esempi. E infine lo stato avanzato del decadimento, che è un po' la fase finale, in cui è sfumata la differenza fra quella che è la componente saproxilica e la componente del suolo. Andando a campionare, come ad esempio in questo, qui eravamo a Sasso Fratino, in questo faggio, questa striscia, diciamo, ricorda la traccia di un faggio, ma era lunga diversi metri, perché il faggio era gigantesco. Andando a campionare all'interno si trovava una comunità che era ibrida tra la comunità tipica del suolo e la comunità più prettamente saproxilica. Con questo, ecco, spero di avervi dato quella che è un'idea della complessità delle relazioni che si possono instaurare all'interno del legno morto. E cosa avviene quindi dal punto di vista della conservazione? Cosa ci dicono gli studi su lo stato di conservazione degli insetti saproxilici? Esistono le red list, questa è la red list europea, la quale io e Franco Masone abbiamo avuto anche la possibilità di partecipare nella fase di assessment. Secondo questa red list, nel quale sono state valutate circa 700 specie, quindi non molte, il 18% dei coleotteri saproxilici, degli insetti dei coleotteri saproxilici, è in pericolo in Europa. Il 18% è una percentuale che è in linea, diciamo, con quella anche delle farfalle, delle libellule e di altri gruppi di insetti per i quali esistono le red list, ma per esempio è inferiore al numero di specie minacciate di pesci o di anfibi. Ma il dato più interessante non è questo 18%, ma è questo DD del 24%. DD significa data deficient, ossia per una componente, per un quarto, un terzo, no, un quarto della fauna studiata, non si hanno dati sufficienti per capire qual è lo stato di conservazione. E quindi gli studi sull'ecologia di questi insetti sono ancora molto indietro e di molte specie non si sa assolutamente nulla di quello che avviene. È stata fatta anche una red list per l'area mediterranea. In questa red list i dati sono diversi, il 30% delle specie è minacciato, con sempre più o meno un quarto di specie per le quali non si hanno dati. Sappiamo che l'ambiente mediterraneo, fra tutti gli ecosistemi, diciamo, europei, è quello più minacciato, quindi non ci sorprende che sia maggiore nell'ambiente mediterraneo il numero di coleotteri, di insetti saproxilici minacciato, per arrivare alla red list italiana. La red list italiana, che è un lavoro veramente corposo, tra l'altro suggerisco di leggere questo lavoro di Carpaneto e colleghi del 2015, perché porta anche in introduzione una trattazione veramente dettagliata dell'ecologia dei saproxilici, in particolare dei coleotteri saproxilici. Le specie valutate sono molte di più, sono 2000, e il 20% di queste specie in Italia è in pericolo. Ovviamente esistono dei meccanismi, dei progetti di protezione di queste specie, non molti a dire il vero. Esiste la direttiva Habitat, che regolamenta la conservazione delle specie e degli habitat protetti in Italia, come sappiamo. È interessante vedere che delle 15 specie di coleotteri protetti in direttiva Habitat, 12 sono saproxilici. Quindi ancora una volta la componente saproxilica è preponderante. Queste sono le 15 specie di coleotteri protette in Italia. Se togliamo i non saproxilici, queste sono le 12 specie di coleotteri saproxiliche protette in Italia. Molte di loro, come il cervo volante, non sono particolarmente rare. Il cervo volante, adesso non ricordo la categoria della red list, ma non è una specie minacciata, ma hanno un elevato valore come specie bandiera e come specie ombrello. Ognuna, in realtà, di queste specie saproxiliche, proteggendo ognuna di queste specie saproxiliche, si protegge un compartimento del legno morto. Il legno morto a terra, il legno morto dei faggi esposti al sole, nel caso della rosaia, il legno appena morto, nel caso del Morinus asper, le cavità del legno, nel caso dello Smoderma eremita, e così via.
la strategia europea 2030 per la biodiversità ha finalmente sottolineato l'importanza della protezione degli insetti e i paesi membri quindi si dovrebbero impegnare a garantire l'inversione di tendenza nel declino delle popolazioni di insetti, che sappiamo sono fra le popolazioni animali quelle che stanno subendo con maggiore entità il tasso di estinzione proprio causato dai cambiamenti generati dall'uomo. Per concludere vi parlo dei progetti che ci hanno un po' contraddistinto in questi anni e che vedono proprio la collaborazione fra CREA e i carabinieri forestali, adesso prima il corpo forestale. Il progetto già citato MIP, di cui parleranno poi i miei colleghi successivamente, monitoraggio degli insetti con la partecipazione pubblica, è stata una bellissima avventura. In questo progetto avevamo anche l'Università di Roma III, l'Università Sapienza, la Regione Lombardia e il Ministero dell'Ambiente. È stato un progetto spartiacque per tanti motivi. Sono stati messi a punto per la prima volta dei protocolli di monitoraggio standardizzati per queste specie e per la prima volta in Europa si è fatto un progetto di citizen science su specie protette di insetti. La citizen science è il coinvolgimento del pubblico, quindi di persone che non fanno di mestiere gli entomologi, non lavorano di mestiere nel campo ambientale, nella conservazione della natura. Questa parte, diciamo, di citizen science è continuata nel tempo. I progetti che ha citato il generale De Laurentiis, che vedono il CREA coinvolto insieme al CUFA, sono il progetto INNAT, che è durato dal 2019 al 2020, START 2000, il progetto attuale nel quale lavoro io con le mie collaboratrici Silvia Gisondi e Cristina Blandino che ci seguono. Sono progetti che hanno diversi obiettivi, sono progetti non solamente finalizzati alla conservazione degli insetti, ma più in generale al monitoraggio delle specie di invertebrati protette e alle misure di conservazione da adottare per le specie protette nelle riserve naturali statali. Ma in questi progetti abbiamo mantenuto la parte di citizen science. Attualmente quindi è ancora attiva un'applicazione, un sito che è denominato INNAT, nel quale si possono inviare segnalazioni sulla presenza di 35 specie animali protette, che sono in gran parte insetti, 3 specie vegetali e 2 habitat forestali. I dati sono tutti validati da esperti. I nostri progetti di citizen science sono progetti che prevedono una validazione di ogni singola foto che ci arriva. Quindi sono dati validati dalle persone che sono qui in sala, sono dati che non rimangono a noi, ma sono intanto di libero accesso, è un dato assolutamente accessibile, chiunque può fare ricerca sui dati che vengono raccolti, perché vengono raccolti da cittadini, vengono raccolti con fondi pubblici, quindi sono assolutamente accessibili a chiunque, e vengono continuamente riversati nel network nazionale della biodiversità, dove sono tutti i dati da CKMAP in poi, che riguardano la fauna e la flora. Questi sono i risultati, questo l'ho fatto qualche giorno fa, quindi 7.000 segnalazioni. 7.000 segnalazioni non sono tante se uno le confronta con le segnalazioni di altri sistemi di citizen science come iNaturalist, ma sono molte se si pensa al fatto che stiamo parlando di insetti, di coleotteri, di insetti anche molto, molto rari. E 1.600 segnalatori, quindi 1.600 persone che hanno segnalato e che noi non conosciamo direttamente, ma che hanno voluto segnalare. Le specie più segnalate sono il cervo volante, il Morimus asper funerus e la rosaria alpina. Questi aspetti vi parlerà poi in modo più approfondito Marco Bardiani, e quindi concludo con quello che è il progetto LifeESC 360, anche questo già citato dal generale De Laurentiis, che è un progetto attivo e che è stato per noi una citizen science versione 2.0. Nel progetto INNAT, tutto sommato, il cittadino era indipendente da noi, fa una foto dell'insetto, manda la foto che viene validata e viene riportata nel nostro portale e utilizzata. Nell'IFESC 360 abbiamo preso dei volontari che per 2 mesi hanno soggiornato nelle riserve statali e hanno effettuato monitoraggi di specie e habitat protetti in alcuni posti molto incredibili, come vedremo tra poco. L'obiettivo di questo progetto quindi era generare, soprattutto per i volontari, una opportunità di acquisire maggiori conoscenze, maggiori abilità anche pratiche nel monitoraggio e nella conservazione della natura. Generare ovviamente per noi e per i carabinieri forestali un incremento di dati. Vedo qui il colonnello Quilchini che ha ospitato nelle sue riserve alcuni di questi
di questi volontari e può testimoniare come i dati raccolti in questi, questi due anni di progetto all'interno delle riserve del reparto di Follonica hanno veramente sono stati importanti per le conoscenze del reparto stesso sulla fauna e sulla flora protetta. Per fare questo abbiamo formato i ragazzi, è stata una formazione appunto che è stata coordinata da, dal CREA, dal CUFA e dall'ADREAM, il terzo partner del progetto, una formazione intensiva, questi sono un po' di numeri, e i docenti impiegati, una media di 15 docenti per 35 ore, hanno formato questi ragazzi per permettere loro poi di andare dove? Di andare in queste riserve e fare insieme a noi, insieme allo staff del progetto, insieme ai carabinieri forestali, attività di monitoraggio e di conservazione della fauna e della flora. Queste erano le macro aree di studio nelle quali i nostri volontari sono stati impegnati in questi anni. E con questa immagine conclusiva, queste sono alcune delle loro attività, molte, moltissime, la maggior parte erano proprio incentrate su insetti saprossidici. Molti dei protocolli messi in piedi da questi volontari, lo vediamo dalle immagini, erano proprio legate a coleotteri e lepidotteri, ma ovviamente c'erano tante altre cose, come potete vedere dalle immagini. E con questo ho concluso e vi ringrazio. Fate per darla immediatamente a Zonke Andersen. Zonke Andersen è un collega del Centro Nazionale di Università Forestale Carabinieri di Bosco Fontana, ecologo e profondo conoscitore di insetti, in particolare di pendole e di farfalle. Sì, grazie a Alessandro per l'introduzione. Come già detto, mi chiamo Zonke Andersen, lavoro a Bosco Fontana da 20 anni e oggi parlo dello sviluppo di protocolli di monitoraggio per coleotteri saprossidici della direttiva Habitat. Grazie a tutti quelli che mi sono preceduti per aver fatto veramente la base sui saprossidici e la loro protezione. Io mi focalizzo su aspetti tecnici del monitoraggio di alcune specie. Alessandro aveva già fatto vedere che molti coleotteri che sono protetti dalla direttiva Habitat sono saprossidici. E la direttiva Habitat è una legge, diciamo, europea molto molto importante e l'articolo 11 di questa legge obbliga ogni Stato membro di fare la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie. E questa parola sorveglianza si può benissimo tradurre anche con monitoraggio. E uno degli scopi principali di questo sistema di monitoraggio è quello di valutare l'andamento delle popolazioni. Vuol dire se sono stabili, se decrescono o se aumentano. E per insetti questo non è un compito facile. Quando abbiamo iniziato a pensare a questi monitoraggi, ci siamo chiesti ma cosa è un metodo ideale? Come dovrebbe funzionare un monitoraggio perfetto? Sappiamo tutti che i metodi perfetti non esistono, ma per avere un'idea possiamo dire che ovviamente questi metodi devono essere standardizzati, ovviamente non letali, quando si tratta di specie protette, e idealmente sono ottimizzati, come si dice in inglese, cost effective, affidabili, quello che conto rappresenta veramente quello che c'è, e indipendenti dall'operatore. Vuol dire, non importa se mando la persona A o la persona B, il risultato è sempre lo stesso. In altre parole, il metodo permette ad operatori istruiti di effettuare poche uscite mirate e di contare gli individui presenti con uno sforzo minimo. Questo sarebbe l'ideale per queste specie. Ovviamente è difficile in quanto si tratta di insetti che spesso sono nascosti, difficile da vedere e così via, ma è importante quando si pensa al sviluppo di un metodo di avere l'idea in quale direzione andare. Ah, Alessandro ha già presentato il nostro progetto MIP,
che si svolge nell'anno 2012 fino al 2017, che aveva 6 beneficiari e conteneva 28 azioni di 3 obiettivi principali. E qua uno dei obiettivi principali era il monitoraggio, di sviluppare metodi standard per il monitoraggio di 5 specie di coleotteri saprozilici. Queste erano le nostre 5 specie: Rosalia alpina, Osmoderma eremita, Lucanus cervus, Cerambix cerdo e Morimus asper funereus. Qua abbiamo un binomio un po' strano, ma questo è dovuto a un problema tassonomico che purtroppo non posso qua esporre più dettagliatamente. Vado avanti chiamando questo coleottero o Morimus o Morimus asper. Perché io voglio scegliere, ho scelto proprio questa specie per, come esempio per questo sviluppo dei metodi standard. Qua vedete alcune immagini che abbiamo scattate durante lo sviluppo, durante le ricerche di questo metodo. Questi lavori si sono svolti in 2 aree principali, nel Parco delle Prealpi Giulie, che si trova nel Friuli Venezia Giulia, dove abbiamo lavorato in una bellissima faggeta, e a Bosco della Fontana, dove abbiamo lavorato in un quarto carpineto. In entrambe le foreste la specie Morimus era comune. Allora, quando abbiamo iniziato queste ricerche, si sapeva già molto sulla biologia, relativamente tanto sulla biologia di questa specie Morimus. Si sapeva, per esempio, che vive principalmente in foreste decidue o miste, dove la specie si riproduce a spese di alberi recentemente caduti. Nelle categorie presentate da Alessandro prima, è un colonizzatore, in quanto attacca alberi appena caduti. Ma per poter definire un metodo standard, avevamo bisogno di dati veramente precisi. Per esempio, l'attrattività del legno. Qua vediamo un faggio caduto. Ma tutti gli alberi attraggono nella stessa maniera questa specie? O ci sono differenze? Ci sono specie di alberi che sono più attrattivi? Preferenze per diametro. Importa se espongo un tronco grosso o un tronco piccolo? Ci sono soglie che non vengono più accettate da questo coleottero. L'effetto del tempo dal taglio. Io so che la specie vive a spese di alberi caduti recentemente, ma cosa vuol dire recente? Sono giorni, settimane, mesi che un albero rimane molto attrattivo? La fenologia. Quando è il momento migliore per uscire per trovare la specie? O anche durante il giorno, quando l'orario migliore per trovare questa specie. Sono tutti aspetti fondamentali per definire un metodo ottimizzato. Adesso presento alcuni risultati di tutte quelle ricerche che abbiamo fatto durante questo progetto LifeMeep. Allora, una delle cose che ci siamo chiesti subito, ma quando per esempio tagliamo un albero o troviamo un albero caduto, quale parte viene colonizzato? Sono i tronchi, le ceppaia, o se io taglio questo tronco in cataste, cambia? Perché dal punto di vista pratico è molto più difficile operare con un tronco. Io ho bisogno di attrezzi grossi per muovere un tronco. Con la catasta lo posso fare a mano. Con questa ricerca abbiamo visto che le ceppaia vengono poco utilizzate, e quello che qua in inglese poi tradotto in di cataste e tronchi, vediamo che sia tronchi che cataste sono state utilizzate nella stessa maniera. Dal punto di vista pratico era molto più facile operare con queste cataste, ho chiamato log piles in inglese, e siamo andato avanti con queste, in quanto potevamo costruire queste cataste dove volevamo e anche con un volume standardizzato. Poi ci siamo chiesti, ma i diametri? Quali sono i diametri che attraggono maggiormente Morimus? Qua una ricerca effettuata a Bosco Fontana, vediamo esposto sia i querce che cardini, con diametri che
minore di 13 centimetri, maggiore di 13, ma sotto credo 40 centimetri, e veramente i tronchi grossi. Il risultato molto chiaro è stato che i tronchi di diametro medio e grosso sono stati utilizzati più o meno nella stessa maniera da Morimus, ma i rami, diciamo, di minore di 13 centimetri venivano poco accettati. Perciò non ha senso di esporre una catasta con questi diametri. Ovviamente per queste ricerche era sempre molto importante di esporre sempre lo stesso volume. Siamo stati molto attenti di avere la volumetria uguale in tutte queste casistiche. E da questo punto in poi siamo andati avanti di costruire cataste miste tra tronchi medi e grossi. Poi ci siamo chiesti, ma quali sono gli alberi che attraggono maggiormente la specie? Qua una ricerca ancora di Bosco Fontana, dove abbiamo esposto il noce nero, la quercia rossa, due specie introdotte, poi due specie autoctone, il carpino e l'orniello. E come si vede da questi risultati, ci sono tre specie di alberi, tre essenze, che vengono accettate bene, dove abbiamo trovato tanti individui di Morimus, che sono il noce nero, la quercia rossa, il carpino. Ma nella scelta del legno deve anche essere considerato il futuro e la disponibilità del legno. Per esempio, stiamo provando di eliminare la quercia rossa da Bosco Fontana. Non sarebbe idoneo di scegliere la quercia rossa se poi tra 20 anni non è più disponibile per il monitoraggio. Come vediamo, l'attrattività è diversa e un metodo standardizzato deve sempre usare lo stesso metodo. Alla fine abbiamo usato sempre il carpino a Bosco Fontana in quanto una specie dominante con moltissimi alberi presente che possiamo tagliare, e talvolta dobbiamo anche tagliare, è una specie che si presenta da noi come la specie più idonea. Per esempio qua abbiamo usato il carpino per indagare l'effetto del tempo sull'attrattività. Vediamo a sinistra una catasta fresca che è stata, diciamo, tagliata pochi giorni fa, questo albero, e a destra vediamo una catasta vecchia che è stata già esposta da diversi mesi, come si vede anche dal legno che è stato aggredito già da funghi. E la domanda era, ma quale è il momento in cui questi tronchi attraggono di più il Morimus? Il risultato è stato molto chiaro: non appena tagliato il tronco è più attrattivo. Già pochi mesi dopo, qua vediamo un grafico che vede che abbiamo fatto le ricerche nel mese di maggio-giugno del 2015, e il legno tagliato nel maggio è risultato molto attrattivo. Già il legno tagliato nel marzo, solo due mesi prima, era poco attrattivo e confrontabile con il legno tagliato nel mese di dicembre. Perciò è molto importante per Morimus, se si vuole costruire le cataste per il monitoraggio, di farlo praticamente pochi giorni prima. E sono tutte informazioni molto utili per ottimizzare questo metodo, per avere la massima risposta della specie target per il monitoraggio. Un'altra domanda è la fenologia. Quando è presente maggiormente il Morimus? Si sapeva dalla letteratura che la specie è molto longeva e talvolta vive più di un anno, e gli adulti, una rarità tra gli insetti. Però per noi era importante capire quando è il momento quando si vedono più Morimus. E qua abbiamo utilizzato ancora questo approccio che aveva già spiegato Alessandro prima di Citizen Science. Tutti i dati raccolti con gli avvistamenti da parte della cittadinanza abbiamo analizzato per la fenologia. Qua vedete questi centinaia di dati che ci permettono di dire che la specie è principalmente attiva tra aprile e settembre. Però ovviamente l'attività di una specie di insetti cambia con latitudine e anche altitudine.
e abbiamo analizzato questi dati per altitudine. Qua vediamo in basso varie fasce altitudinali da 0 a 400 metri e così via, l'ultima fascia è da 1200 fino a 1600 metri, e sulla sinistra vediamo i giorni dell'anno, 365 giorni, e quello che si vede, la linea spessa, nel centro è il massimo della presenza del morimo. Vediamo che in una fascia più bassa, da 0 a 400 metri, la specie è più precoce. Più precisamente, il massimo degli avvistamenti abbiamo avuto il 23 maggio. Se ci alziamo di 800 metri, vediamo che la fenologia avanza di più di un mese. Dati molto importanti se io voglio fare monitoraggio. Mi permette questo tipo di grafico di scegliere se io ho la riserva a 800 metri, so più o meno quando è la massima attività di Morimus. Lo stesso vale ovviamente per giorno. Importa quando esco? Nella letteratura c'era scritto che è una specie crepuscolare, ma cosa vuol dire crepuscolare esattamente? Abbiamo fatto qua anche della ricerca a Bosco Fontana, due giri, diciamo, di ricerche, le spare in scure e quelle grigie leggere, sono due ricerche distinte, ma la risposta è sempre la stessa. A Bosco Fontana la specie è più attiva verso le 8 di sera. La maggior attività, veramente intorno alle 8, dalle 16 alle ore 24. Dopo mezzanotte l'attività decresce. Dopo aver avuto questi dati, tutte le uscite che abbiamo fatto a Bosco Fontana abbiamo fatto intorno alle 8 per intercettare sempre il maggior numero di Morimus. E tutte queste informazioni, un paio di altre ricerche che non ho avuto il tempo di presentare, ci ha poi permesso di definire questo metodo per il monitoraggio di Morimus. Tagliare la legna poche settimane, meglio pochi giorni, prima del monitoraggio, del monitoraggio, utilizzare tronchi maggiori di 13 cm e minori di 45, utilizzare alberi che attraggono gli adulti, per esempio il faggio, ma evitare alberi che non attraggono Morimus, per esempio l'orniello, ma soprattutto usare sempre lo stesso legno nella stessa riserva. Qua vediamo alcune fasi della costruzione di questo tipo di cataste. Una volta costruite, vengono controllate sempre verso sera da due persone utilizzando una torcia. Ogni persona controlla entrambi i lati, perché talvolta non sono facili da vedere, come si vede in queste immagini in basso, dove si è un po' nascosto un Morimus. E questi monitoraggi sono da ripetere 5 volte. E questi calcoli, questi valori possono essere poi usati per il valore di riferimento, per avere il numero di questo monitoraggio, per poi fare i confronti con altri siti, ma soprattutto nel tempo, se nella mia riserva le misure di conservazione sono sufficienti per mantenere la popolazione a uno stato di conservazione soddisfacente. E con questo ringrazio per la vostra attenzione. Grazie. Passo la parola a Marco Tardiani. Marco lavora al Centro Nazionale di Biodiversità Forestale per Carabinieri di Porto Fontana e con lui abbiamo condiviso lunghe notti. Grazie Ale per la presentazione, appunto io sono Marco Bardiani e lavoro al Centro Nazionale di Bosco Fontana e sono collega anche del dottor Alters, che vi ha appena presentato tutta l'attività fatta su Morimus, quantomeno per il discorso dei monitoraggi. Ecco, adesso io in questi 15 minuti cercherò di condensare quelli che sono 15 anni
di studi che abbiamo fatto invece sul cervo volante, una delle specie sicuramente più carismatiche, possiamo anche dire, tra i coleotteri saproxirici, e come abbiamo visto anche nelle presentazioni precedenti, sicuramente è tra gli insetti, tra quelli che da subito ha catturato un po' l'attenzione delle persone. Bosco Fontana, oltre ad essere il centro di ricerca, appunto è anche una riserva naturale gestita dal reparto Carabinieri Biodiversità. Si trova nella provincia di Mantova, nel cuore della pianura padana e, come possiamo vedere, anche nel cuore dell'areale di Lucano Cervus. Questa è una mappa tratta da CKMAP. È un quarco carpineto planiziale e c'è abbondanza di legno morto, quindi posto ideale per iniziare quella che è stata la nostra attività di studio sulla specie. E un altro aspetto poi caratterizza questa riserva è il fatto che, potete vedere dalla foto di Google Earth, si tratta di un'isola forestale all'interno di tutta la campagna coltivata in modo molto intensivo della pianura. Come ambiti di attività, quindi, prevalentemente iniziati come studi interni nella riserva, ma poi abbiamo avuto modo, come anche avete già potuto apprendere, di avere collaborazioni con enti, istituti, sia a livello nazionale, ma anche collaborazioni internazionali con gruppi di lavoro sempre sul cervo volante, gruppi di lavoro che ormai sono attivi da, anche in questo caso, da decenni. Anzi, per molti aspetti sono stati anche per noi ispirazione per l'attività che poi abbiamo portato avanti. Dal punto di vista invece delle tematiche, prevalente è stata la parte sullo sviluppo dei metodi di monitoraggio, questo perché Bosco Fontana è comunque un sito Natura 2000, quindi abbiamo un interesse interno a portare avanti questa tipologia di attività. Ovviamente Lucanus cervus è specie protetta dalla direttiva Habitat nel legato 2 e quindi poi ci siamo subito interessati, ecco, è stata un po' la specie con la quale abbiamo iniziato il nostro lavoro su tutti i saproxirici, poi quanto riguarda l'attività del centro. Parallelamente, e anche in contemporanea poi allo sviluppo di questi metodi di monitoraggio, abbiamo potuto portare avanti anche degli studi che andavano a indagare aspetti della biologia e dell'ecologia della specie. E ultimo, ma non ultimo, è l'aspetto di citizen science, quindi ci ha permesso poi di avvalerci anche del coinvolgimento dei cittadini, quelle che sono poi state le attività anche di monitoraggio, ecco, o comunque anche di incremento di conoscenze sulla specie. Ecco, quindi partiamo dal 2008, è stato un po' l'anno iniziale per quanto riguarda queste attività, in cui praticamente, anche un po' per curiosità, considerando la popolazione molto abbondante di cervo volante che c'è a Bosco Fontana, spesso si ritrovavano resti di predazione lungo i sentieri che caratterizzano questa riserva. E quindi un po' appunto come curiosità si è iniziati a pensare, ma forse si può provare a monitorare la specie raccogliendo i resti, questo anche sulla scorta poi di esperienze che già ad esempio in Belgio con la raccolta dei resti sulle strade dovuto poi alla pratica all'uccisione degli individui dal passaggio stradale, insomma delle auto che passando incrociavano contro gli individui di cervo volante. Successivamente siamo passati dalla raccolta dei resti anche a lavorare invece con gli adulti e quindi anche con il semplice avvistamento, utilizzando i metodi quelli classici della raccolta entomologica come può essere il retino, conoscendo gli aspetti della biologia, quindi il fatto che si trattasse di una specie crepuscolare, quindi abbiamo già delle indicazioni anche in questo senso come è successo per Morimus, anche in questo caso abbiamo mirato la nostra attenzione a momenti particolari della giornata per definire questo, chiamiamolo, proto-monitoraggio. E ultimo aspetto, poi l'abbiamo messo in relazione anche ad altra metodologia, che è quella dell'utilizzo delle trappole, trappole ovviamente anche in questo caso non letali, che è l'aspetto che
evidenziato nella Andersen, ovviamente si tratta di specie in direttiva, quindi non possono essere uccise, però allo stesso tempo siamo riusciti a costruire delle trappole in modo molto artigianale per la raccolta delle specie mantenendole vive. Quindi sono trappole alcolico zuccherini con un'esca alcolico zuccherina, e tramite una rete che permette alla specie di non affogare in questa mistura, insomma, abbiamo provato a fare questa tipologia di monitoraggio. Ma l'aspetto poi più importante del 2012 è stato il poter condividere l'esperienza di monitoraggio attraverso i transetti per l'avvistamento con un gruppo di lavoro a livello europeo, quindi mettendo insieme le realtà che erano già attive nel continente, in particolare Spagna, Belgio, Inghilterra, aver condiviso la stessa metodologia di monitoraggio della specie è stato molto importante per avere anche una condivisione proprio di studio sulla specie. E poi è arrivato il progetto LifeMe, del quale ho già avuto modo di sentire, e anche per Lucanus cervus abbiamo fatto dei test a Bosco Fontana, ma anche in altre aree, in particolare Portovecchio, con la parte di Portovecchio, vicino alla foresta di Sasso Fratino. Abbiamo testato già i metodi che avevamo avuto modo di provare, in alcuni casi li abbiamo anche affinati, come ad esempio le trappole meno rudimentali, un po' più fini nella costruzione, quindi abbiamo cominciato a fare dei test più mirati, e anche in questo caso, non vi parlerò poi di tutti i risultati ottenuti, ma il risultato finale è sempre stato quello di arrivare a un metodo, a un protocollo di monitoraggio che poi è stato pubblicato tra una linea guida di monitoraggio di coleotteri saproxilici, e questo qui è il metodo dell'avvistamento, il protocollo che è risultato essere il migliore ovviamente per il monitoraggio di Lucanus cervus, è il metodo che tuttora utilizziamo a Bosco Fontana per il monitoraggio annuale, diciamo tutti gli anni, della specie, e nel lungo periodo poi avremo la possibilità di avere un indice che ci dà la possibilità di capire come varia la consistenza della popolazione nel tempo, e oltre che altri parametri da poter valutare, come ad esempio il picco di attività, quindi il periodo in cui i maschi sono maggiormente attivi. In pratica il protocollo di monitoraggio è molto semplice, sono transetti standardizzati di 500 metri dove un operatore, camminando al crepuscolo, che è il momento di massima attività della specie nel periodo stagionale di picco, è un semplice conteggio, però che appunto può darci, avendo questi dati nel tempo, un'indicazione valida su come la specie, come la popolazione cambia è stabile in un determinato sito. Adesso una breve carrellata di quelli che sono state invece le indagini che sono state portate avanti parallelamente a tutta questa attività di monitoraggio. E ritorniamo al 2008, e quindi oltre ai post di monitoraggio, diciamo, questa raccolta di resti mirata a monitorare la popolazione, i resti raccolti sono stati poi utilizzati per fare indagini sull'allometria delle mandibole, resti di predazione. E questo poi ha portato diciamo, a definire i due gruppi principali, quindi esemplari muniti di mandibole molto grandi rispetto a esemplari, definiamoli così, minori, e come questi si succedono nella stagione, o meglio, la probabilità, abbiamo visto che è maggiore la probabilità di trovare individui telodonti, questi individui maggiori, ecco, come dimensioni, all'inizio della stagione rispetto al proseguo poi dell'intera stagione dell'analogia degli adulti. Un altro lavoro molto importante, fatto in collaborazione, sempre all'interno del progetto LifeMeep, abbiamo avuto modo di ospitare un dottorato di un ragazzo di Roma 3, si è dottorato facendo appunto questa tesi a Bosco Fontana, utilizzando la radiotelemetria, già utilizzata anche per altre specie saproxiliche, ad esempio Smoderma eremita. In questo caso l'abbiamo applicata al cervo volante, quindi con un ricevitore si andava in cerca di individui che sono stati radiotaggati attraverso una
piccola trasmittente che più o meno ha le dimensioni di una piccola batteria, ha attaccato a questa antennina che è un filamento. Ovviamente facendo poi attenzione nel selezionare gli individui da poter radiotaggare, perché c'è un rapporto peso tra la batteria e peso e anche la dimensione dell'individuo che può essere radiotaggato, e quindi si andava un po' a seguire durante la giornata quali erano gli spostamenti di questi individui, ovviamente andando a cercarli, coprendo nell'arco della settimana tutte le 24 ore della giornata, quindi si usciva la mattina, usciva la sera e anche la notte in molti contatti. E il metodo della radiotelemetria può ci ha consentito anche di andare a individuare gli individui quando erano molto nascosti, con una foto di una femmina che era interrata, ovviamente, e il segnale radiotelemetrico riusciva a portarci proprio fino al punto. In diversi casi invece la situazione era un po' più complicata, però questo ci ha permesso in ogni caso di seguire questi spostamenti. In alto abbiamo invece le foto di due reti che sono state utilizzate per avvolgere tali siti di ovodiposizione, questo per raccogliere specie neosparfallate, individui neosparfallati, e poi, come vedremo, anche per fare un'indagine su appunto la caratterizzazione di quelli che sono i siti di ovodiposizione della specie qui a Bosco Fontana, comunque in generale, ecco. Qual è l'habitat, la categorizzazione dell'habitat utilizzato. Quindi, per quanto riguarda il primo aspetto dello studio radiotelemetrico è ovviamente quello della distribuzione, quindi valutando poi quelli che sono gli spostamenti che vengono effettuati nell'arco della giornata, nell'arco dell'intera vita degli individui che sono stati monitorati, costruendo poi degli home range, quindi facendo tutte delle valutazioni un po' sulla vita di spostamento della specie, degli individui all'interno della riserva. Ovviamente Bosco Fontana, essendo un'isola, sono segnali provenienti sempre dall'interno del perimetro della riserva, fondamentalmente non aveva molto motivo di spostarsi al di fuori della riserva, in quanto poi fuori non c'erano abitati idonei. Invece, per quanto riguarda l'utilizzo delle reti, questo ci ha permesso, ad esempio, di scoprire, non lo sapevamo, che tra le specie vegetali colonizzate dalle larve del cervo volante, abbiamo visto che c'è anche la quercia rossa, che è stata utilizzata per fare gli interventi del primo largo di Bosco Fontana. Quindi, in queste piante sradicate, abbiamo visto che anche la quercia rossa può essere colonizzata, quindi può, dal punto di vista poi gestionale di una riserva, può essere interessante nel momento in cui dobbiamo andare a fare delle misure di conservazione per incrementare i micro habitat utilizzabili da Lucano Cervus. Ecco, anche in questo caso l'utilizzo di una specie aliena può avere un riscontro positivo in quello che è mantenere e favorire una specie che invece deve essere protetta. E poi ci sono appunto una serie di altri studi che ci hanno visto impiegati in misura minore, ma più che altro abbiamo potuto fornire materiale proveniente da Bosco Fontana, e riguarda studi sulla genetica della specie in confronto tra Lucanus cervus e Lucanus tetraudon, altri studi per quanto riguarda l'allometria delle mandibole, in questo caso su individui vivi, e poi anche uno studio abbastanza recente sulla stecchiometria di metalli pesanti che si può rinvenire all'interno dei tessuti e delle parti di Lucanus cervus. E l'aspetto di citizen science, che abbiamo visto prima già essere utilizzato nell'ambito del MIP, e qui vi porto un po' quello che è l'andamento delle segnalazioni durante tutto il periodo del nostro programma di citizen science, e come già aveva fatto vedere stato Alessandro nel suo grafico, Lucanus cervus è la specie quella più segnalata, e in tutti i tre periodi in cui ci sono state modificazioni in questo programma di citizen science, ovvero di incremento di specie, Lucanus cervus è sempre stata quella più segnalata. E qui un confronto, riprendendo il discorso che si diceva prima di iNaturalist, dove
le segnalazioni sono sicuramente più corpose in generale, però possiamo vedere che le segnalazioni di Lucano Cervus fondamentalmente sono comparabili. Le segnalazioni che abbiamo ricevuto ci hanno consentito di fare valutazioni sulla distribuzione della specie, comparando le segnalazioni provenienti dai cittadini con le segnalazioni che avevamo in letteratura, dal punto di vista appunto di ricerca scientifica. Abbiamo potuto valutare, sempre per Lucano Cervus, quelli che sono gli aspetti della fenologia, ed è molto importante anche di come ci possono essere modificazioni con l'altitudine, con la quota. Quindi abbiamo visto che ad esempio il picco di attività è scistato in avanti nella stagione alzandosi di quota, e la fenologia stessa, sempre degli adulti, si restringe alzandosi con la quota. E ultimo aspetto è la citizen science intesa con monitoraggio, cioè i cittadini che possono monitorare attivamente la specie. Ecco, qui c'è un'iniziativa a livello europeo, dove partecipiamo anche noi come Italia, dove collaboriamo anche noi, e si può appunto collaborare diventando volontari, ma prendendosi in carico l'effettuazione di transetti, perché si basa in pratica l'applicazione del metodo standard di monitoraggio, e condividendo i dati proprio a livello europeo, sempre con in pratica il gruppo di lavoro del 2012 con il quale abbiamo fatto il primo studio sui protocolli di monitoraggio. E per quanto riguarda l'aspetto dei volontari, poi nelle riserve aveva già detto Alessandro su come i volontari abbiano attivamente partecipato a questi monitoraggi. Con questo ho terminato. Marco, dunque volgiamo al termine con l'ultima presentazione di oggi, a cura di Francesco Parisi, dell'Università di Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali. Francesco venne da Bosco Fontana, che era fresco di laurea, a un po' imparare quello che facevamo. Ha messo, credo, a buon frutto questi insegnamenti, perché attualmente uno dei maggiori studiosi di comunità saporifiche in Italia, come anche noi. Grazie Alessandro, ovviamente non posso che ringraziare te, ma ovviamente ringrazio anche in qualche modo il professor Audisio, che con cui abbiamo condiviso diverse esperienze anche a Bosco Fontana. Appunto, il mio lavoro riguarda in particolare l'analisi e lo studio degli ecosistemi forestali. In particolare nell'Appennino italiano svolgiamo le nostre attività un po' in tutta Italia, in diverse appunto tipologie forestali, rispetto anche a diversi progetti, anche progetti LIFE se vogliamo, in cui cerchiamo sempre di appunto introdurre in qualche modo gli aspetti di conservazione della biodiversità. Ovviamente il compito dell'ultimo relatore non può essere quello di indicare la strada verso la cena, ma quello di apportare qualcosa di più, e in questo caso se può essere anche una sorta di casi studio. Ho visto anche diversi colleghi specialisti che sono coinvolti in queste nostre attività e che saluto e che ringrazio. Volevo appunto rassicurare tutti che questo messaggio si autodistruggerà tra pochi secondi. Scherzo. Allora, uno sguardo generale rispetto ai nostri studi. È dal 2012 che portiamo avanti il monitoraggio della fauna saproxilica all'interno, come vi dicevo, di ecosistemi forestali per studiarne la biodiversità. È una parola appunto molto, molto ampia, molto, molto frastagliata. Per studiare la biodiversità dal 2012 abbiamo rilevato, ed io personalmente,
oltre 400 plot in tutta Italia, in cui abbiamo appunto censito non solo la fauna saproxilica con diversi metodi di campionamento, di cui qualcuno qui sarà citato magari più avanti, ma anche per relazionare le componenti di fauna saproxilica, associandole appunto a studi che riguardano poi l'ecologia, studi di ecologia forestale, perché comunque io sono forestale, ho un dottorato in entomologia, in ogni caso, abbiamo rilevato anche parametri forestali come struttura per caratterizzarne il volume delle foreste. Abbiamo rilevato l'abbondanza di legno morto, la suddivisione per classi di decomposizione, di cui comunque se ne è detto abbastanza. I microhabitat, abbiamo censito i microhabitat all'inizio con i protocolli più vecchi, quelli di Winter e Mueller, che ne consideravano 23-24 categorie. Adesso siamo arrivati a circa 47 categorie con il nuovo protocollo del 2018. Questi sono appunto gli indicatori di biodiversità, cioè alcune delle componenti, perché non è possibile considerarle tutte, alcune componenti maggiormente indicative che ci danno un quadro abbastanza esaustivo dello stato di naturalità delle foreste. Quali sono i nostri principali target? Come vi dicevo, ci occupiamo in particolare dello studio della biodiversità forestale in termini di diversificazione dello strato arboreo, diciamo, che delle componenti animali, e in particolare degli insetti, in particolare di quelli dei coleotteri o comunque della fauna saproxilica. Per valutarne anche un po', se vogliamo, la naturalità, cioè l'impatto che può avere l'uomo in modo diretto e indiretto sugli ecosistemi. In particolare i nostri studi sono concentrati soprattutto nei boschi vetusti italiani. Me ne vogliono i miei docenti, in Italia non abbiamo boschi vetusti, ma abbiamo boschi abbastanza vecchi che si avvicinano in qualche modo ad un certo grado di vetustà. Studi che non sono rivolti solo a boschi vetusti, poi lo vedremo un pochino più avanti, anche a formazioni più utilizzate, se vogliamo. E veniamo al dunque. L'idea di, come avete visto dal titolo, questa conservazione attraverso la pubblicazione di open dataset, di dati liberi, in realtà nasce da Alessandro Campanaro. Non è di certo mio il merito di questo gigantesco lavoro che abbiamo portato avanti. Ed è in che cosa è consistito? Rispetto al fatto che la scienza deve essere fruibile e in qualche modo anche abbastanza divulgativa, abbiamo messo tutti i nostri siti, che poi vediamo in dettaglio quali sono, per quanto riguarda la componente fauna saproxilica monitorata, in sotto forma di set di dati appunto aperti, disponibili. Non ci siamo concentrati solo sulle specie saproxiliche, in realtà le abbiamo considerate tutte, ne abbiamo considerato anche ovviamente il grado di minaccia, quindi vulnerabili, in pericolo, in via di estinzione o in pericolo grave o comunque non valutabili, e così via. Qual era lo scopo del nostro lavoro? Lo scopo del nostro lavoro era appunto rendere disponibili i dati affinché questi dati potessero essere, o comunque possano essere disponibili per il futuro, in modo che altri ricercatori negli anni, o comunque noi stessi nel proseguo delle nostre attività, si spera, potessimo in qualche modo valutare gli effetti del tempo sulla biodiversità. Per fare questo, appunto, abbiamo inserito i nostri dati nella piattaforma ad accesso libero di Zenodo, che poi sono confluite queste pubblicazioni tutte in un,
in un paper, in un data paper che è stato pubblicato, se non sbaglio, lo scorso anno a novembre, mi pare. Questo è l'elenco appunto dei siti che sono stati monitorati nel corso degli anni, sono diversi in realtà, poi come vedremo non ci siamo di certo fermati a questi posti, che vanno appunto da aree presenti all'interno di parchi nazionali come nel Parco Nazionale del Cilento e nel Parco Nazionale del Gran Sasso. Questa è stata un'esperienza che faceva parte del vecchio Life Fagus, finito da qualche anno, che aveva lo scopo di dimostrare che alcune pratiche agricole, oltre all'arricchimento di agricole forestali, oltre che all'arricchimento di legno morto, potessero in qualche modo consentire un aumento della biodiversità ed in particolare della biodiversità saproxilica. Altri siti, per la maggior parte concentrati in Molise, perché io provengo dall'Università del Molise, erano quelli di abeti soprani, quindi una abetina splendida di abete bianco, Bosco Pennataro, quindi una cerreta mesofila, e poi i boschi del Matese, e diciamo, i dati per quanto riguarda le attività svolte nei boschi del Matese sono in corso di pubblicazione e fanno parte anche in questo caso di un progetto LIFE, che è un progetto LIFE a For Climate, appunto incentrato sullo studio di alternative selvicolturali per la mitigazione dei cambiamenti climatici, e dove noi in qualche modo esterno abbiamo anche inserito le attività rivolte allo studio della fauna saproxilica. E poi altre attività si sono concentrate nel Parco Nazionale dell'Aspromonte, dove in realtà in quest'area ci siamo concentrati a fare un qualcosa di un po' più particolare e avvincente. Abbiamo studiato la diversità della fauna saproxilica minacciata all'interno di castagneti, ceduati e da frutto. Queste sono solo una ricapitolazione appunto grafica, ma anche fotografica, delle varie formazioni che abbiamo per l'appunto studiato e monitorato. Che cosa abbiamo scoperto da questi studi? Questi sono appunto la distribuzione, la localizzazione delle aree rilevate. In Italia, come vi dicevo, oltre 500 plot che abbiamo monitorato nel corso degli anni, e adesso la mia schiena diciamo, si fa anche sentire un po', che hanno dato vita a diverse pubblicazioni. Guardate bene, questa non è smania di pubblicare, nel senso che le nostre attività provocano comunque una sottrazione di fauna, se vogliamo protetta. Se la vogliamo proteggere, la dobbiamo conoscere, ma per conoscerla la dobbiamo diffondere. Per cui c'è tanto lavoro. Che cosa abbiamo scoperto? Ad esempio, il coleottero che vedete qui a destra, Crepidophorus mutilatus, è una specie presente in lista rossa e che è risultata essere nuova per l'Italia, tirata fuori dai dati dei boschi del Matese, di cui diciamo quelli ecologici sono ancora in corso di pubblicazione, come vi dicevo. Abbiamo scoperto ad esempio che i boschi misti di ad esempio abetine miste a faggio e altre latifoglie ospitano una biodiversità più consistente rispetto a boschi monospecifici. È una grande scoperta, ma comunque mi ha dimostrato con i dati. Oppure uno degli aspetti che io considero più importanti è lo studio che abbiamo svolto in Aspromonte, dove in realtà anche se abbiamo monitorato boschi cedui a diverso turno di utilizzazione e castagneti da frutto, in realtà in quei siti sono state tirate fuori innumerevoli specie in lista rossa. Ciò a significare che comunque anche una gestione intensiva, se fatta in un certo modo, può sicuramente avere degli impatti assolutamente positivi su una fauna
minacciata, comunque in pericolo. Questo credo che sia il risultato più importante, al di là delle specie, dell'ecologia delle specie, che è più un lavoro da specialista. La frase che riporto qui è che le specie risultano scarsamente ripartite tra le aree, e questa è un'informazione di diversità. Questo numero, l'80,2% sono esclusive, che cosa significa? In qualche modo a noi è stato sempre insegnato, e ringrazio appunto il professor Marco Marchetti e Roberto Tognetti che ci hanno sempre spronato a monitorare gli ambienti forestali, ma di fatto questo significa che stiamo facendo ancora poco per capire come sono conservati e quali sono i potenziali dei nostri boschi. È un numero che sicuramente dà solo un'idea della biodiversità dei boschi, sicuramente io credo che bisognerà continuare a monitorare e magari investire soprattutto in giovani che abbiano voglia di andare in bosco. Soprattutto con entusiasmo. Ovviamente, come vi dicevo, i nostri studi non riguardano solo gli aspetti, se vogliamo, faunistici, anche quelli, perché quelli sono in misura parziale o comunque minore, non essendo io uno specialista, ma un approccio multidisciplinare. Questi sono, e già se ne è parlato, sono alcune foto che diverto solitamente a fare quando svolgiamo le nostre attività di monitoraggio, e sono semplicemente qui riportati tutti i microhabitat che noi andiamo a censire e che sono, come già detto, dei microambienti caratterizzati da una certa stabilità chimico-fisica indispensabili per la crescita e lo sviluppo della fauna saprofisica, che come sappiamo è quella legata per almeno una porzione della propria vita al legno morto, sia di alberi in piedi che a terra. Non so se abbiamo qualche rappresentante toscano, ma in realtà da quando sono qui in Toscana abbiamo continuato le nostre attività, e una di queste, poi vedremo, ce ne sono anche altre, riguarda sempre lo studio della biodiversità legata ai coleotteri saproxilici a Vallombrosa, dove abbiamo distribuito, se non sbaglio, 47 aree, in particolare nelle porzioni di foresta ad Abete Bianco e Faggio, utilizzando appunto i nostri sistemi di raccolta della fauna, le trappole aeree e le pitfall trap, che abbiamo progettato comunque rivisitato diversi anni fa e che poi ci vengono appunto costruite. Qualche risultato preliminare, attività che si sono svolte, almeno quelle di campo nel 2020, sono riportate qui. In realtà abbiamo raccolto oltre 10.000 esemplari, un numero abbastanza ampio, e solo pochi giorni fa siamo riusciti a in qualche modo a terminare la preparazione dei campioni, quindi occorrerà adesso ancora un pochino di tempo affinché appunto il materiale possa essere in qualche modo studiato, e poi vediamo anche rispetto al tipo di analisi che si vorrà fare, almeno per quanto riguarda quelle ecologiche. Qualche risultato preliminare, ma ripeto molto preliminare, è confluito all'interno di questa pubblicazione. Ovviamente in questo caso riportiamo anche una parte delle attività di carattere forestale che abbiamo svolto a Vallombrosa, e che riguardano appunto il rilievo della struttura forestale, legno morto e microhabitat, rilevando per alcuni plot della foresta di Vallombrosa anche 600 metri cubi a ettaro di legno morto, quindi un'attività assolutamente significativa e credo anche soddisfacente rispetto alla quantità di insetti o comunque di esemplari raccolti. Poi per quanto riguarda le specie, come vi dicevo, occorrerà ancora un pochino di tempo. Le nostre attività si concentrano anche in alcuni siti della regione toscana che appunto ricadono all'interno
del Life Systemic, che è un Life che prevede lo studio diciamo di alternative selvicolturali per mitigare l'effetto dei cambiamenti climatici. Diciamo, la parte innovativa di questo Life è che riguarda anche la una componente di diversità genetica degli alberi. Il nostro obiettivo all'interno di questi siti è quello di andare a valutare quali sono gli effetti della gestione selvicolturale in siti appunto gestiti. Non posso parlarvi di risultati perché le attività, anche se si sono svolte lo scorso anno, i campioni sono in preparazione. L'unica cosa che vi posso dire è che, così come in Aspromonte, nei castagneti, abbiamo ritrovato specie molto, molto significative e importanti ecologicamente minacciate, anche in questo caso, nei siti a maggiore attività di gestione, qualcosina già si inizia a vedere. Con questo non voglio dire che la gestione intensa favorisca la biodiversità, ma una gestione sostenibile fatta in un certo modo può sicuramente preservare quantità di biodiversità, direi in qualche modo almeno soddisfacenti. Altre attività che stiamo portando avanti dallo scorso anno, in realtà per me sono anche un pochino nuove, riguardano sempre il monitoraggio della fauna saproxilica in ambienti urbani e periurbani, che come sappiamo non dovrebbero contenere elevatissime concentrazioni di diversità biologica. Anche in questo caso i risultati alquanto interessanti stanno uscendo, le attività le stiamo facendo sia in Umbria, dove valutiamo l'effetto della biodiversità rispetto a studi effettuati in contesti industriali. In Toscana sarà avviato a breve un progetto riguardante lo studio della biodiversità sempre di coleotteri saproxilici in giardini e ville della città di Firenze, e qualche studio lo abbiamo fatto anche nel Lazio, in particolare a Castel Porziano, sempre coordinato dal professor Audisio, per quanto riguarda le relazioni ecologiche tra specie come Osmoderma eremita e Cerambis cerdo rispetto a struttura forestale, abbondanza di legno morto e di microhabitat. In ultimo, essendo io un assegnista di ricerca che lavora presso il Geolab, quindi un laboratorio di forestali, in particolare incentrato sullo studio del telerilevamento attraverso tecniche moderne, quindi satellitari di rilevazione forestale, ci siamo concentrati, soprattutto in questo periodo, con un paio di lavori già in corso di pubblicazione, su cercare di trovare delle relazioni tra dati satellitari e biodiversità. Un lavoro appunto riguarda proprio un approccio, se vogliamo, multitaxon, multitassonomico, dove abbiamo studiato le relazioni tra struttura forestale, legno morto, microhabitat, ma anche alberi, uccelli e insetti, attraverso anche l'analisi delle serie temporali di satelliti tipo Sentinel-2. Magari ne parlerò in un prossimo convegno, posso diciamo divulgare nulla. Di fatto non posso che terminare ringraziando tutti gli specialisti, nessuno escluso, che da anni mi seguono e mi inseguono in questa attività, e che spero in realtà in qualche modo, in modo molto appassionato, di coinvolgerne sempre di più per avere un quadro ancora più esaustivo rispetto al tanto materiale che mi aspetta in laboratorio già da lunedì. Grazie. Francesco. Dunque, terminata la fase delle presentazioni, siamo un po' in ritardo, abbiamo diciamo
incorporato il dato iniziale, però secondo me questa è la parte più importante, quindi inviterei i relatori a venire qui e a rispondere alle domande fatte per tutto. E lascio la parola a Franco Mason per moderare questa parte della giornata. Sandro, se in presenza direi che necessariamente avete questioni, domande, cose particolari da porre, vi invito. Prego. È tutto, complimenti a tutti i relatori per le presentazioni interessanti. Avrei due semplici domande quanto farò corretto. Si è parlato di specie minacciate, queste rosse, però sto pensando a quello che sta succedendo negli ultimi decenni in Italia, sta aumentando la biomassa del patrimonio forestale. Questo, da questo punto di vista, mi aspetterei un qualcosa che va a vantaggio, che va a favore delle faune saponsiliche. Ma che cos'è allora che effettivamente minaccia la presenza di queste specie nei nostri boschi? Questa è la prima domanda. La seconda, che forse è infatti correlata, come rispondono le faune saponsiliche al cambiamento climatico? C'è forse un aumento della temperatura che accelera i processi di decomposizione del legno e quindi diminuisce i tempi e le finestre temporali a disposizione di questa fauna? Allora, dal punto di vista, di cosa minaccia queste specie, io quando si ha ipotesi non ho una risposta precisa. Io mi rifaccio un pochettino a quello che era il paesaggio che abbiamo visto, è una delle ipotesi che fa vedere idealmente a quello che è fatto romano. Qui c'erano queste grandi piante crescenti e un bosco molto rado, dei boschetti magari esposti qua e là. Queste però mi hanno consentito la sopravvivenza delle maggiori specie saponsiliche importanti fino ai nostri giorni. Viceversa, penso che l'espansione del bosco e la chiusura, in un certo senso, di certe formazioni forestali che un tempo erano aperte, e di anche Bosco Fontana stesso, che era un cedro sfruttatissimo, un cedro composto, con un turno di 60-70 anni, e poi la situazione continua in senso della salute. Eppure le specie saponsiliche sono rimaste. Non vorrei che ci fosse appunto una componente, però nelle ipotesi che non ha nessuna fragata da nessun dato, ma penso che la chiusura di determinate specie farfalle invece sia determinata questa controindicazione della chiusura e dell'aumento. I forestali nel dopoguerra hanno avuto come obiettivo principale, in comunale, l'obiettivo di aumentare la provvigione boschiera dei boschi, non pensando che va bene tutto, basta aumentare il volume, allora specie non autoctone, tipo il pino nero, eccetera. Forse bisognerebbe fare un salto di qualità, invece di investire in lotta, per esempio, a determinate specie che sono legate a specie arboree che non hanno nessun futuro, tipo il pino nero, forse sarebbe la pena fare una valutazione e dire, beh, i soldi che investo in lotta fitosanitaria per la concessionaria, se non è una cosa di salute pubblica, li investo in trattamenti del bosco, che elimino il pino nero, che è una cosa più economica. Appunto, questa è la prima domanda per essere ammirata di questa saponsiliche. Poi la seconda, non so, tra i riguardi del cambiamento climatico, se qualcuno dei relatori che vuole dare formulare un'ipotesi, bene. Fate entrare. Sì, molto velocemente, due risposte. La prima, ovviamente, foresta non è foresta, ma abbiamo visto molte delle specie protette e rare sono specializzate su alberi vetusti, alberi grossi con cavità, e questi non si creano in pochi decenni. Cioè, quello che ci manca nelle foreste sono alberi vetusti con micro habitat. Molte di quelle specie, la postmoderna eremita, rosalia alpina, hanno bisogno di questi alberi grossi, però c'è qualche segnale di positivo. Per esempio, l'orsale alpina sta
aumentando, secondo me, per esempio, in regione Lombardia, la specie sta rientrando dalla Svizzera, sembra. Perciò la gestione degli ultimi decenni ha fatto sì che il numero di faggi morti grossi è aumentato e la specie ha potuto rientrare. Per il cambiamento climatico, ovviamente, specie così difficili da indagare come saproxilici sono difficili, ma con altre specie di insetti, il libello, le farfalle, per esempio, che sono molto più indagate, dove abbiamo più dati anche storici, vediamo un cambiamento, un ingresso di specie nel sud e un avanzamento verso nord di molte specie. Ovviamente i saproxilici spesso non sono molto mobili, reagiscono perciò con un ritardo a altre specie di insetti molto più attivi. Però c'è da aspettarsi che salgano di quota e si espandano verso nord e ovviamente al sud le specie spariscono e sono al confine delle loro possibilità della loro areale climatico. Questo è certamente da aspettarsi. Sì, giusto per rispondere, se vogliamo, con un piccolo racconto sugli effetti del cambiamento climatico sulle specie saproxilide. Un po' di tempo fa, sempre via la Sapienza, nel corso delle nostre determinazioni, mi ritrovai a parlare con il professor Odisio e con Enzo Colonnelli, i quali mi raccontavano che rispetto alle loro esperienze di campo avevano notato che alcune specie saproxilide legate in particolare al legno morto a terra non venivano più in qualche modo ritrovate negli stessi siti, e ipotizzavano questa sorta di situazione, o comunque di fenomeno, come danno dovuto al cambiamento climatico. In che termini? Come abbiamo detto, i microhabitat sono strutture con una stabilità molto delicata, fisica, chimica, ma anche di temperature. L'innalzamento della temperatura media sfalsa queste temperature ed il ciclo biologico di specie molto molto sensibili a questi effetti viene in qualche modo alterato e le larve non riescono più a ritrovarsi nel periodo giusto e quindi in pratica muoiono. Ricordiamoci anche che con le altre saproxilici, non so se è stato detto, sono insetti in qualche modo pronubi. Cioè, se le larve è vero che vivono una parte del proprio ciclo vitale all'interno del legno morto, molti adulti frequentano i fiori per accoppiarsi e volare di fiore in fiore per cercare il proprio partner, provocandone anche in qualche modo una sorta di impollinazione. L'innalzamento del limite vegetazionale sposta le piante erbacee sempre più in alto, e in qualche modo i coleotteri non riescono più a ritrovare i fiori e quindi il polline che dà vitalità alle generazioni, quindi alle uova, e probabilmente non riescono nemmeno più ad accoppiarsi. Una domanda a Marco Guardiani. La predazione da parte delle cornacchie potrebbe cambiare la dimensione media dei Lucanus cervus? È molto variabile. Non so se sul periodo. Se non ricordo male, c'è anche un po' che mi ha portato la c'era un effetto di preferenza. Ovviamente vengono predati, sono i primi che compaiono, sono probabilmente i più frequenti. Però ci sono, se non ricordo male, evidenze che quello che abbiamo, diciamo, è un sottouso.
Allora, per farlo, ovviamente le parnacchie dovrebbero scegliere soprattutto i coleotteri grossi, ma non abbiamo nessuna evidenza che le cornacchie preferenzialmente predano gli individui grossi. Ma secondo me per una cornacchia ogni cervolante è un buon pasto e viene ben volentieri mangiato, perché sono sempre insetti grossi. Però non è da escludere che loro preferenzialmente mangiano gli adulti grossi e perciò hanno una certa pressione evolutiva anche su questo. Ma dal punto di vista evolutivo i maschi maggiori si accoppiano anche maggiormente con le femmine, perciò è una pressione nell'altra direzione. Chi di questi fattori vince? Chi lo sa, io no. Volevo aggiungere a questa interessantissima carrellata di interventi un fattore di difficoltà legato alle piantumazioni delle passate appenniniche delle regioni, che voi sapete sono attraversate ormai sistematicamente dal fuoco di incendi stagionali che devastano e che non interessano un po' tanto. A questo si sta aggiungendo, anzi si sta affermando a questo punto, una scuola di pensiero dei servicultori che stanno avviando la tecnica del fuoco prescritto. Fuoco prescritto che diventerà, o sta diventando quindi, una pratica servicultorale ben controllata, che rischia di coinvolgere un po' tutte queste consumazioni, perché ormai per questa scuola, diciamo, servicultorale che si sta imponendo almeno un milione in Italia, ormai l'incendio non può essere che fermato da terra e non attraverso i mezzi, che diventa soltanto un fatto folkloristico. A questo punto, più che una domanda, io vorrei ascoltare da voi, se è possibile, una vostra parere su questo intervento agricoltura che diventerà sistematico, che sta ottenendo anche ampi consensi e c'è anche la polizzazione in zone protette dove prima poteva sembrare anche immaginabile. Anche perché questo interessa tutta la necromassa, sia a terra, e che addirittura un intervento passaggio del fuoco prescritto legato alla frantumazione con molta serie delle piante a terra e quindi la predisposizione del sottoposto a questo passaggio. Per me diciamo che è una più buona novità questo fuoco prescritto nel meridione, non l'ho sentita. Io conosco per esperienza personale un po' la zona di Magliari della Spromonte. Quello che dico è che al di là del fuoco prescritto, la necessità di quelle formazioni forestali del Tramonte è di intervenire dal punto di vista dell'eliminazione dei pini, quali stanno facendo ombra, diciamo così, e vanno a rovinare quella che è la naturalità delle querce, le querce della fronte. Io appunto non posso dire nulla perché non so in che termini viene eseguito questo fuoco prescritto. Per me è un po' una novità. No, allora, per quanto riguarda gli aspetti relativi agli incendi, molte volte ci si dimentica, penso quasi sempre, che in ambiente mediterraneo il fuoco è parte dell'ecologia. Ci sono specie che si sono evolute per resistere o per riprodursi solo al passaggio del fuoco. Se ci ricordiamo il pino d'Aleppo, se non passa un incendio, gli strobili non si aprono perché sono incollati. Cosa c'entrano le specie saproxiliche rispetto al fuoco? Beh, c'entrano molto perché ci sono specie saproxiliche che si riproducono solo su frammenti o comunque alberi incendiati. Allora a questo punto mi viene quasi da pensare che il fuoco prescritto può essere utile per salvaguardare non solo alcune specie vegetali, ma anche specie saproxiliche in lista rossa ad alto grado di minaccia. Con questo non voglio dire adesso che dobbiamo bruciare le foreste antiche della Spromonte, però in alcune parti, secondo me, considerando quanto già detto, cioè che il fuoco è parte dell'ecologia degli ambienti mediterranei, probabilmente
che far partire un incendio che poi sarebbe difficilmente domabile, forse qualche intervento mirato e sotto controllo può favorire, può portare a conservare una diversità naturale. No, sono a metà, diciamo, tra gli entomologi e i forestali. Vediamo. Non sono d'accordo per niente. Quando si composta... Senso che non c'è molto attenti molto. Se dovessi parlare di questo, poi che volevo vedere fuoco sotto bosco, compare. Specializzato e poi scompare. Sono quello. Io volevo chiedere questo, premessa una riflessione che credo che io ho molto apprezzato, veramente moltissimo apprezzato l'intervento di Alex, perché è stato di una, non soltanto di una chiarezza estrema, ma è stato anche di una correttezza, il suo intervento ha espresso una correttezza metodologica di chi lavora in un ambito anche di conservazione della natura, davvero credo che se ne parte, perché c'è stata la ricerca di un obiettivo che era quello di stabilire come andare a monitorare lo stato delle popolazioni di specie protette senza, o meglio, cercando di interferire nella maniera minore possibile. Questo è stato fatto, devo dire, complimenti, in un modo, oltre che esposto, chiaramente in un modo esemplare. Questo mi fa fare una riflessione. Ho molto grandi raccolte che mi ricordano la pesca a strascico, soprattutto se magari non si sa nemmeno chi saranno gli specialisti che poi vanno a classificare gli insetti, si cercano. E quindi credo che l'intervento di Sorte sia davvero stato un qualcosa che va seguito in questo tipo di attività, ed è per questo che chiedevo se pensa di ampliare la messa a punto di metodi di monitoraggio anche ad altre specie, proprio per proseguire con questo metodo che ritengo di una correttezza estrema. Grazie mille, ovviamente anche per le lodi. Abbiamo in tutti questi decenni lavorato su molte specie di insetti sul monitoraggio. Io mi sono sempre occupato anche di livello delle farfalle, ad esempio abbiamo fatto un lavoro simile anche sul livello dei due gonfili, per essere preciso, Gonfus flavicus e Gonfus cecilia. C'è molto lavoro dal mio punto di vista ancora da fare per ottimizzare tutti i monitoraggi. Sappiamo i metodi o alcuni metodi utili per molti insetti, anche protetti, ma non abbiamo per tutte le specie della direttiva o per tutte le specie di interesse conservazionistico dei metodi ben definiti.
perciò c'è tantissimo lavoro da fare. Sì, no, la mia non è tanto una domanda quanto una riflessione, è un'informazione. E quando parliamo di declino degli insetti, di solito questo qui viene fatto attraverso una narrazione, e anche i danni che ci sono, tanti lavori che sono usciti, molti sono in contrasto. Cioè, in realtà quello che manca veramente sono delle valutazioni puntuali su quanto e dove tempi effettivamente verificabile il declino o non venire. In giugno del 25 giugno di essere proprio su questo tema, e io credo che in questa platea ci sono molte persone che potrebbero contribuire con dei dati a questo tipo di capire effettivamente quello che c'è. Noi siamo abituati a vedere come distribuzione di molte specie, che sono in realtà è un dato che ha uno spessore di 100 anni, cioè questi puntini rossi che noi vediamo dell'Italia, è quello che è stato, i record che ci sono stati conservati, i dati, alcuni più recenti, non sappiamo molto dello spessore di questo. Quindi io credo che molti di voi, molti studenti, hanno in mano dei dati, e che questi dati secondo me andrebbero, sarebbe molto importante poterli raccogliere in una situazione che potrebbe essere quella di questa bibliografia, che è una, per molte altre. Ed è una cosa importante, perché per adesso quando si parla del clima, evento climatico, però ci si basa su una narrazione, perché su esperimenti che sono stati fatti, chiaramente la migrazione verso nord di molte specie è forte più alte, ma non è soltanto se siamo in giro per farlo, indica anche molti altri determinanti di queste specie. Sì, solo un commento, perché apprezzo moltissimo l'intervento del professor Sbordoni, e anche noi quando abbiamo cercato di mettere insieme, di pubblicare i dataset in modo aperto, era proprio questo l'obiettivo, diciamo, iniziare a far uscire fuori le nostre checklist e renderle disponibili per questo tentativo. Anch'io, andando a studiare il ciclo degli insetti, notavo che ad esempio in ambiente mediterraneo i dati effettivi sono molto scarsi, ci sono i dati del nord Europa, i dati tedeschi, i dati inglesi, i dati poi di tutte le foreste tropicali, ma trovare un monitoraggio a lungo termine è stato veramente complicato. Quindi no, ringrazio per questa occasione del congresso di biogeografia, perché secondo me è molto importante, dobbiamo rendere questi dati interoperabili fra di loro, per cercare di tratteggiare, anche di iniziare, se non ce ne sono, iniziamo delle serie di dati a lungo termine, perché poi il monitoraggio a lungo termine è l'unico che ci permette di vedere gli effetti del cambiamento climatico. Non ho sentito. Sentito.
popolo e sociale. Ora, nel senso che a termini vuol dire che eccetera, sono delle, direi, delle importanti elementi proprio all'interno, diciamo, della situazione forestale, e contribuiscono, io credo, in maniera estremamente alta al trattamento della biomassa vegetale. Ecco, questa l'avete presa in considerazione oppure cosa rimandate un prossimo? E effettivamente lo studio degli insetti sociali nell'ambito poi della comunità, diciamo, saproxilica in senso più aperto è molto carente, non esistono molti, almeno gli studi che frequento, i gruppi con cui lavoro, è qualcosa su cui dobbiamo lavorare, ma ovviamente concordo sulla loro importanza all'interno di questa comunità e come componente della biodiversità funzionale. Però sono poco indagati da questo punto. Sì, grazie, sono Simona Bonelli. Volevo tornare su un attimo al commento precedente. Bordoni, sono... sottolineare il fatto che è molto giusto quello che dite della carenza di dati per la conservazione e quindi la necessità che tutti noi ci mettiamo al servizio dello Stato e delle regioni, perché almeno per le specie protette, qualcuno di voi l'ha toccato proprio con mano, nell'ultimo reporting che abbiamo fatto dell'articolo 17, quindi la direttiva ITAS, 6 regioni italiane non hanno consegnato nessun dato, quindi al di là di quello che si pubblica, si rende aperto, noto, eccetera. Quindi dobbiamo veramente cercare di pungolare, di mettere chiaro ognuno per le proprie competenze e per il proprio ruolo. Però insomma siamo qui in una sede istituzionale e quindi mi sembrava anche giusto dirlo. Dall'altra parte è vero quello che sottolineava appunto poi circa lo spessore, la stratificazione dei dati. Considerate che quando per esempio facciamo questi lavori in vista dei reporti per la direttiva Habitat, i dati ante 90, senza conferme post 90, 92, cioè messa in vigore della direttiva Habitat, sono cancellati. In molti casi poi semplicemente nessuno è tornato in quel luogo lì per dire che quel tale insetto è ancora o non è più presente, estinto, oppure è ancora presente in quella. In quella. E è molto incoraggiante il fatto di tutti i live a cui avete partecipato, tutti i parte, poi non so più le combinazioni, perché hanno proprio messo a punto dei sistemi di monitoraggio che sono entrati nel piano nazionale di monitoraggio, articolo 17, almeno per il quinto reporting, quelli del e poi soprattutto le vostre testimonianze del possibile coinvolgimento anche dei cittadini. E io che ho sperimentato sulle farfalle, che ricordo la data per il monitoring scheme, mi sono già molto stupita di vedere come i cittadini possano essere volontari così, in maniera così numerosa anche in Italia, vederlo su degli animali così apparentemente poco carismatici per i cittadini qualsiasi, effettivamente è molto promettente, perché solo queste lunghe serie di dati raccolte con metodologie super standardizzate, come appunto ci avete fatto vedere, ma raccolte anche senza esborso economico, perché i monitoraggi costano e voi sapete che la direttiva comunitaria non ci mettono a disposizione dei soldi per questi direttamente, se non tramite l'AIF, eccetera, perché sono dovuti per legge. Però noi abbiamo una biodiversità tale che poi fosse dovuto per legge, facciamo un po' fatica a portarlo avanti, no? Quindi mi sembrava che fosse davvero la sede, perché veramente ci sono dei protocolli e la messa anche pubblica di dati spiegato estremamente interessanti. Avevo una domanda che mi è venuta prima, perché il NAT non è una specie di sottoprogetto di iNaturalist, che assomiglia molto, mi chiedevo perché non era stato fatto sotto quella versione, o comunque avrà una
potrà, come dire, avere un futuro rialzando sua natura, le sto facendo in qualche altro modo, perché quello chiaramente è un altro dei modi per rendere appieno sulle specie facilmente riconoscibili, dare futuri monitoraggi. Grazie mille. Allora, rispondo subito per il NAT. Quando abbiamo iniziato, quindi il NAT trae origine dall'IFMIP, avevamo bisogno di un sistema proprietario perché dovevamo gestire i dati, soprattutto il discorso della validazione. E in quei tempi iNatural stava appena sviluppando i progetti poi. E quindi diciamo che siamo partiti creandoci un sistema, sapendo bene che in realtà sarebbe buona cosa utilizzare i sistemi già esistenti, però dovevamo gestire il dato, soprattutto validare il dato, che ci sembrava la cosa più importante, perché poi il fruitore finale, oltre al pubblico, era anche il Ministero dell'Ambiente, che aveva bisogno di dati validati. E anche tutto il meccanismo di gestione, quindi del dato tecnico, che prevede l'invio della segnalazione a uno specialista, che poi instaura un contatto con il segnalatore, spiega al segnalatore cosa ha sbagliato e cosa no. Cioè si è creato, doveva avere anche un fine, diciamo, educativo, e quindi dovevamo creare un sistema informatico che potevamo gestire, e iNaturalist non ce lo forniva. E questo quindi poi si è trascinato nel tempo e abbiamo continuato di fatto a migliorare lo stesso sistema. E ovviamente concordo con quello che sostenevi, sai che lavoriamo sulla direttiva Habitat e quindi i problemi li vediamo. Noi quello che abbiamo cercato di fare con i carabinieri è stato proprio questo, almeno nella rete delle 137 dei carabinieri che vanno da nord a sud, da 0 a 2000 metri, cercare lì, in questa rete, di fare dei monitoraggi a lungo termine, di mettere in piano in piedi dei piani di monitoraggio, cercando quindi almeno per questo grande numero di riserve di avere un piano quasi nazionale di monitoraggio. Però le problematiche sono queste: quando si lavora con le specie protette, la mancanza di protocolli, la mancanza di piani o la non adozione di piani nazionali, e questo variegato sistema regionale che ha i suoi pregi e i suoi difetti, perché aver, diciamo, regionalizzato la conservazione della natura porta poi a questo tipo di problematiche. Beh, a questo punto io premetto che sono riguarda più la cosa, ma è direttamente, però la butto lì, nel senso che c'è un mio successore, si chiama Enzo Andriani, e c'è un generale di divisione, cioè non poco, ma stellette su un quale come per il firmamento, non ho mai visto un generale di divisione in vita mia. Vabbè, comunque faccio per dire che a Verona c'è una struttura governativa che si chiama Centro Nazionale per la Biodiversità, con un laboratorio di 1000 metri quadrati dove si possono svolgere allevamenti, monitoraggi, c'è la microscopia elettronica, c'è la stereomicroscopia. L'abbiamo attrezzato in tutti questi anni. Ci sono persone pensanti e che stanno svolgendo molto dignitosamente. C'è una struttura di 130 riserve con 25 uffici dislocati sul territorio. Perché non intensifichiamo i rapporti con i centri come il CREA, le università, come abbiamo sempre fatto? Mettiamo insieme tutte queste forze e creiamo un centro governativo dove si stipano i dati, cioè, e quindi si dà anche risposta ai rapporti periodici richiesti dalla Commissione, quantomeno per le specie in direttiva. Questo potrebbe essere una sfida che, ripeto, ha avuto lì al generale De Laurentiis e a Enzo Andriani, che sono poi responsabili di queste due strutture, naturalmente a tutti quelli che hanno collaborato con noi in questi anni, vedi Marco Colonia, Piero Versi, per non fare nomi, quelli più mi stanno a cuore perché vi hanno lavorato molto bene con loro. Ecco, grazie, mi piacerebbe che tutto questo avesse un seguito. Grazie. Grazie. Una semplice riflessione. Dati, rapporti sono sempre più precisi, aumentano quantità e di qualità, per il nazionale questo è possibile. Ed è prudente nel momento in cui ci si approccia a azioni di carattere funzionale per capire cosa determina determinate variazioni di abbondanza o di distribuzione,
si va molto spesso nelle risposte che vengono fornite nel campo delle opinioni, del poter percepire un determinato trend. La natura complessa di questi fenomeni, ovviamente, richiede un'analisi altrettanto complessa e gli approcci ecologici, i modelli per analizzare la complessità dei sistemi naturali, per poter comprendere gli elementi funzionali che determinano le cicliche variazioni in risposta a manipolazioni ambientali o a pressioni dell'ambiente, potrebbero in qualche modo essere utilizzati. Gli open dataset dovrebbero servire proprio a creare in base ai dati e con le potenze di calcolo e gli approcci modellistici disponibili sviluppare un determinato tipo di strumento analitico di realtà complessa. Questo esiste in molti campi della scienza. La mia impressione è che in alcuni ambiti, almeno nel nostro ambito nazionale, è che questo tipo di cross-fertilizzazione tra saperi diversi è ancora un punto estremamente carente e potrebbe valorizzare in modo estremo questi dati raccolti con tanta attenzione, con tanta competenza della nostra comunità scientifica, e pertanto credo che noi dovremmo stimolare all'interno di progettualità varie la combinazione non solo di, insomma, di gruppi che raccolgono dati e li analizzano in modo adeguato, ma anche chi è in grado di sviluppare elementi di analisi funzionale a livello ecologico, perché altrimenti il rischio è che si continua ad arrivare poi a delle conclusioni che sono più delle impressioni e non degli elementi certi che possono consentire, sulla base di osservazioni certe, di prendere quale può essere l'impatto umano con determinate manipolazioni dell'ambiente che sarebbero sicuramente di grande importanza in mano a chi deve fare poi norme per proteggere l'ambiente. Sì, sono certamente d'accordo che tutti questi dati che ormai abbiamo sarebbero da sfruttare di più, di fare molto di più anche dal punto di vista delle analisi e delle interpretazioni. Ma vorrei anche dire che ogni dato è stato preso con un certo metodo, con un certo tipo di trappola, con una certa persona. I dati non sono sempre ben confrontabili. Se io ho un dato che proviene da una trappola a finestra, con un'osservazione di un singolo cittadino, una raccolta entomologica che non so come è stata fatta, che è finita in una scatola entomologica, faccio fatica a confrontare questi tre dati perché mi rappresentano una precisione molto diversa. Soprattutto non ho mai dati di assenza, non posso mai provare che una specie è assente. Perciò certamente tutti questi dati che arrivano, è un bene che finalmente arrivano molti più dati, però la loro analisi pone anche moltissimi problemi perché provengono da fonti diverse, con metodologie diverse, perciò uno deve stare molto molto attento come può utilizzare questi dati. Sì, buonasera, siamo Giovanni Cortin, lavoro nella biodiversità da 28 anni, sono stato per l'attenzione e nel complimentarmi tutti voglio soltanto fare una notazione, diciamo che anche per capire se ho capito il contesto, diciamo che tutta l'attività che è stata fatta Casentino e adesso ha riguardato, mi pare, sempre naturale dello Stato. Benissimo. In sostanza ci siamo accorti precisamente che ciò che era chiamato posto abbandonato 30 anni fa è diventato posto vetusto. Dal concetto dell'abbandono al concetto della valorizzazione. Personalmente non ho mai sopportato che si potesse dire di un bosco che era abbandonato. No? Dire abbandonato si può dire capannone. Cioè, un bosco poi diverso, un organismo che comunque diciamo malgrado o comunque anche senza di noi riesce ad andare avanti. E oggi diciamo penso che possiamo cogliere un po' il risultato di questa buona disposizione mentale che negli ultimi tempi ci ha supportato. Però dico questo, dico che tutti questi passaggi che ci sono oggi stati rappresentati e che ho molto apprezzato sotto il profilo della standardizzazione e della diciamo della comprensione della obbligatorietà dei monitoraggi, devono essere diciamo a questo punto
versati in gran parte esterno alle aree. Noi abbiamo una normativa nazionale sui boschi che parla di gestione delle foreste, di queste foreste che aumentano sotto il profilo della distribuzione della superficie, diciamo aumentano un po' meno forse sotto il profilo della massa, della provvigione. Non lo so, adesso diciamo la butto così. Certamente si parla di attività che sono non solo compatibili, ma anzi che vengono svolte sotto il profilo gestionale nell'ottica di un aumento della biodiversità. Ho sentito anche l'intervento del dottor Parisi in cui diciamo, è stato detto che in alcune situazioni in Aspromonte, anche in zone in cui c'era una gestione attiva, vi erano comunque degli significativi vantaggi sotto il profilo dell'aumento della salvaguardia e della stabilità della popolazione dei saproxilici, perché oggi di quello stiamo parlando. Allora mi domando, siccome anche venendo qua oggi ho visto azioni forestali in corso, in cui ci sono sempre state, in cui però a differenza di anni fa si fa l'esbosco in maniera quasi generalizzata con fusto intero, non si lasciano neanche le foglie, ha visto chi percorre diciamo, la strada Sena Grosseto, vedi che legalmente diciamo, sotto il profilo di enti autorizzati con livelli di meccanizzazione più evoluti nel passato, quindi che hanno diciamo, anche determinato incrementi significativi della produttività pro capite delle persone, quindi diciamo aumentato il margine di mercato di questi interventi, sa però vede, deve vedere che a fronte di questo vi è comunque un intervento che si caratterizza per molte differenze rispetto al passato. Allora poi, e qui vi taccio, concludo nel chiedere quando faremo questo passaggio necessario uscendo dai cosiddetti ex boschi abbandonati, che io amo moltissimo, che sono la mia vita, che sono le nostre riserve, quando finalmente riusciremo ad arrivare, questo non lo dico ovviamente ai relatori perché sono coloro che diciamo hanno messo appunto i nostri strumenti, no? Un intervento che vuole essere diciamo anche un'esortazione a dire, ma se non altro una consapevolezza che dovremo verificare se con tutti gli strumenti che abbiamo, con le metodologie che giustamente e opportunamente sono state messe a punto, se possiamo ipotizzare anche alla luce delle questioni legate se ne muore sulle misure di conservazione, quindi fuori dalle riserve naturali, ma magari dentro siti naturali, quando possiamo uscire massimamente dalle. Grazie per il tuo intervento. Io penso che la risposta ai tuoi quesiti si trovi relativamente alle foreste gestite in modo commerciale, in quella che viene chiamata oggi la selvicoltura di ritenzione. Ovvero sia, vengono rilasciati, questo troviamo esempio nelle foreste del nord, in Abia, sono un esempio assoluto di gestione forestale, però ci stanno provando quantomeno per mantenere la sostenibilità. Quando fanno un taglio di una foresta tale, foresta destinata al taglio, tale potrebbe essere da noi, determinati elementi vengono rispettati. E questi elementi sono gli alberi invecchiamento definito, o sulla forma di isole, se ne sento, o sulla forma dei singoli lì. Questo ha preso piede nel nord, anche in Australia, si chiama selvicoltura di ritenzione. Probabilmente qui in Italia non abbiamo ancora fatto sperimentazioni in questo ambito, però varrebbe la pena di studiare questo metodo. Esistono due bei lavori fatti in America, bisognerebbe tradurre e portare qui, insomma, allora si risolverebbe anche il problema dei boschi vetusti invecchiati per farli invecchiare in modo compatibile con la biodiversità. Penso che questa sarebbe la risposta. Se non ci sono altri interventi, io purtroppo dovrei chiudere con la serata perché siamo arrivati un po' al limite delle nostre possibilità. Grazie a tutti e stiamo bene per il futuro. Grazie a tutti. Grazie.
Però dai, si è fatto riportare i tempi del mese. Thank you.